Buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione, sempre numerosa. Un grazie anche ai colleghi di fuori provincia, che mi sembra oggi ci siano colleghi di Salerno, Napoli e Benevento. Un ringraziamento anche a loro. Un ringraziamento ai relatori, che fra poco interverranno. Chiaramente questo è l'ottavo seminario che facciamo all'inizio dell'anno. Come sapete abbiamo sposato questa linea di fare formazione a 360 gradi. Questa chiaramente siamo d'accordo con il Consiglio Nazionale quando fa di questa linea la materia più importante dell'attività politico-amministrativa del Consiglio Nazionale. E noi siamo d'accordo perché la formazione è un elemento essenziale della nostra professione, per l'aggiornamento, per tutto quello che troviamo nel nostro campo professionale. Adesso io passo la parola al Presidente per i saluti e poi inseriamo il seminario. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie della massiccia partecipazione, come al solito, grazie. Ringrazio i relatori che ci accompagnano, l'avvocato Raccioppi, alla mia destra l'avvocato Santuzzo e il dottor Olivieri che si è alzato della marcia, che ha stipulato una convenzione con il Consiglio Nazionale per la polizza per il gioco, diciamo così. Grazie ancora a di voi. Grazie Presidente, e allora iniziamo questo seminario sulla responsabilità civile e penale dei giovani dei liberi professionisti. Chiaramente prima di entrare nel merito della responsabilità civile e penale e nell'aspetto assicurativo, vogliamo introdurre parlando un po' di etica e di deontologia professionale, giusto degli accenni. Chiaramente io passo la parola al nostro consigliere anziano, Fabrizio Marra, che ci illustrerà appunto questa che si è messo mal lontano questa tematica. Buongiorno consigliere anziano, naturalmente lo sono perché sono quello che fa più la descrizione, ma mi tengo sempre un po' più giovane rispetto a tanti altri. Allora, come dicevano i nostri predecessori, è un piacere vederli qua sempre numerosi. Lo siamo ancora di più se lo scopo di questi incontri non sono finalizzati solo all'acquisizione di un paio di crediti formativi, ma soprattutto ad arricchirci, ad avere quell'abile in più per essere professionalmente validi poi nel campo lavorativo. Io dovrei parlarvi di etica e deontologia professionale. Probabilmente la cosa potrebbe anche un po' di annoiare. E allora, per evitare di annoiarvi, per evitare di parlarvi di doveri, di diritti che ogni professionista è tenuto a perseguire, alle sanzioni disciplinari che potrebbero poi incorrere nella non applicazione delle nostre regole, vorrei limitarmi a leggere qualche aspetto del codice deontologico che ogni professione, quindi pure noi, abbiamo. Il nostro è in vigore dal 2007. Dirvi per esempio che il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo per pregiudizio, per il decoro o per la dignità della categoria. Scusa, non mi è venuto bene, lo rileggo. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della categoria. Cioè sono considerazioni che vanno lette. Il geometra è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima diligenza e con l'impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il risultato oggetto dell'incarico. Ancora, il geometra esercita, o meglio, dovrebbe esercitare l'attività professionale secondo scienza, ovvero preparazione, competenza e capacità professionale al servizio del committente, coscienza, ovvero onestà, imparzialità e disinteresse
nel consigliare ed assistere il committente, diligenza, ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi del committente. Dovrei dirvi che i tutori, o meglio i preposti alla deontologia, sono in primis il Consiglio, il Collegio Provinciale, prima ancora il Consiglio Nazionale. Subito dopo probabilmente ci sono i consociati, quindi i giovani iscritti al collegio, e a seguire i clienti. Però io non voglio naturalmente leggere tutto quanto il codice deontologico. E allora, nella mia lettura, che cosa ho emesso? Ho emesso un'idea che vi espongo, e probabilmente ufficialmente propongo anche al Presidente, che è quella di, secondo me, consegnare materialmente in maniera cartacea una copia a tutti quanti gli iscritti, soprattutto ai neodiplomati, quando vengono per la consegna del libro, sarebbe opportuno consegnarlo, perché averlo sulla nostra scrivania, ogni tanto spicciarlo, darci una letturina, vedere qualche articoletto che potrebbe interessarci, è importantissimo. È vero, lo troviamo su internet, sul Consiglio Nazionale, sul nostro sito, però non so quanti di voi materialmente hanno avuto modo di cliccarci sopra, aprirlo, eventualmente leggerlo. Però è importante parlare di tecnologia, proprio perché il tema di oggi sulla responsabilità professionale ci deve far riflettere. Bisogna sapere che il codice deontologico è soprattutto regole, e le regole sono importanti, perché la regola di comportamento esiste e deve esistere, perché così facendo si attribuisce importanza, dignità, decoro alla professione, e l'affidabilità, la regola crea certezza, la certezza crea affidabilità alla categoria, l'affidabilità alla categoria crea credibilità non solo al singolo, ma all'intera, ai professionisti appartenenti all'intera categoria. Ecco perché diventa importante conoscere, avere qualche riferimento sul cosiddetto codice deontologico. Quindi, tornando al tema del seminario, e cercando di far capire quali possono essere le nostre responsabilità, perché sono tante, sembrerebbero niente, però le responsabilità oggi ancora più di ieri si presentano al nostro cospetto. Andando avanti quindi sulle responsabilità, vi leggerei e direi che il geometra deve poter prestare un'adeguata garanzia per i danni che possono eventualmente cagionare nell'esercizio dell'attività professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie. Il nostro codice deontologico è già del 2007, ma già prima prevedeva questa forma di garanzia. Oggi, con l'obbligatorietà che è partita nel 2011, come vedete, noi abbiamo già anticipato alcune situazioni. Ma bisogna anche sapere che, al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente mestichezza. Sembra una banalità, ma dobbiamo saper anche capire questi nostri limiti. Ancora, il geometra deve svolgere la prestazione professionale nel pieno rispetto degli standard di qualità stabiliti dal Consiglio Nazionale, mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di formazione, e di aggiornamento. Vi ho letto solo alcuni aspetti del codice deontologico, ma veramente sono tantissimi. Su questi ultimi punti voglio farvi capire che, in effetti, il codice deontologico non è una legge, è un atto di autoregolamentazione, è un impegno il cui rispetto è rimesso alla volontà degli iscritti. Però è finalizzato, lo scopo del regolamento è finalizzato a salvaguardare, in primis, la tutela del committente, prima ancora che tutelare la professione, il professionista. Un poco tutti oggi tutelano il committente, e sappiamo che in un momento particolare come quello che stiamo attraversando ora,
dove c'è carenza di lavoro. È vero che il nostro scopo è quello di andare alla ricerca di lavoro, però oggi, colleghi cari, vi dico che è importantissimo, ancora prima della ricerca del lavoro, fare il lavoro per bene, svolgerlo bene, perché veramente si incorre in grosse difficoltà. Tutti quanti voi sapete della nuova convenzione che il Consiglio Nazionale dei Geometri ha fatto, una convenzione che ha sottoscritto con il Consiglio Nazionale del Notariato, quello di mettere a corredo degli atti di compravendita una relazione di conformità urbanistica e cadastrale. Può sembrare una banalità, però finché si tratta di dare rispondenza alla conformità tra catasto e stato di fatto, può sembrare ancora facile, perché una vede la prometria, si fa un sopralluogo, perché è importante fare anche i sopralluoghi, e verifica se ci sta questa corrispondenza. Sull'aspetto invece urbanistico, sarebbe benissimo che si nascondono 100.000 insigne. Cioè, non è solo se il progetto è stato autorizzato nelle sue dimensioni, nella sua forma, se nella sua destinazione, se ci stanno servitù, se non ci stanno servitù, se qualsiasi cosa, che nel momento in cui uno sottoscrive l'atto e ci sta per un qualcosa che uno non ha previsto, un'incongruenza, e c'è la legittimità dell'atto e quindi l'annullamento dell'atto, ma sapete che responsabilità ne andiamo incontro? Quali possono essere le nostre problematiche? E la cosa potrebbe essere, sotto l'aspetto civile, anche salvaguardata e quindi supportata dalla sottoscrizione di una assicurazione professionale che ci copre, come si può dirsi, le spalle sotto certi aspetti, ma a volte stanno anche le responsabilità penali, che quelle sono personali, quelle sono circoltorie, nessuna forma di assicurazione può, diciamo, sollevarci da quelle responsabilità. Ecco perché vi dico che è importantissimo. Ma lo stesso riferimento lo farei con l'ATE, l'attestato di prestazione energetica, dove spesso noi ci limitiamo banalmente a dire abbiamo visto, abbiamo fatto, e poi con 50 euro o qualcuno ancora di meno pensa di sottoscriverlo e farlo presentare. Sappiate che è un documento che vale per 10 anni. Sappiate che se l'acquirente va nello specifico e verifica che ci sono delle incongruità, perché avete dato una classe energetica superiore rispetto a quella che realmente è, quello vi fa causa, quello vi crea problema. E oggi ho detto, il cliente è diventato esigente, proprio perché il lavoro è poco, magari vi trova difficoltà nel pagamento, ma sicuramente vuole e pretende la qualità del lavoro che sia fatto in un certo modo. E noi dobbiamo garantire questo, ecco perché la professionalità, ecco perché questi incontri, ecco perché, diciamo, la nostra divulgazione è riferita e deve essere mirata a queste cose. Prima la professionalità, perché se c'è la professionalità, ricordate che nessun prezzo che chiedete è troppo, diventa normale, perché quando potete chiedere un determinato, diciamo, onere al cliente, quando sa che il lavoro è fatto bene, non può parlare. E tanti, dovete sapere, lo dico soprattutto magari qualcuno più giovane, che dice ma noi siamo giovani, abbiamo difficoltà all'inizio per lavorare, quindi siamo costretti quasi a fare dei prezzi più bassi. Non è vero, ragazzi, perché chi ne è da voi? È perché in quel momento gli serve quel determinato, diciamo, attività che solo voi potete dare in quel momento. E di conseguenza, dice, se il lavoro è fatto bene, anche se ho pagato qualcosa di più, però il lavoro me l'ha fatto bene. E questo vi deve gratificare. E professionalmente deve essere valida la cosa. Quindi, probabilmente, queste mie considerazioni serviranno ai relatori che seguiranno di dare qualche ulteriore spunto, qualche ulteriore, diciamo, delucidazione su queste nostre responsabilità che sono l'intimità. Io mi sono permesso di fare alcuni piccoli esempi, ma sono tantissimi, proprio non rubare tempo alla discussione che sicuramente sarà interessante nel così. Vi ringrazio e ci aggiorniamo. Grazie a Fabrizio. E adesso un altro argomento importante, prima sempre di parlare di disabilità, sono le nostre competenze professionali, quindi un accenno al doppio, e chiaramente chiamerei, già è qua pronto, il nostro
Antonio Santosuoso, già membro della Commissione Nazionale Conferenze e quindi autorevole collega. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, ben ritrovati, ogni tanto ci rivediamo, questo è un fatto sempre positivo. Ringrazio ovviamente Enzo, il Consiglio Direttivo, per avermi concesso l'onore di voler parlare di competenze in un seminario di responsabilità civile e che si lega sicuramente in maniera forte, come diceva appunto Fabrizio. Le competenze nostre insomma sono dibattute dal 1990, quando è stato fatto quel regio decreto che io adesso volevo un attimino vedere, non so come poter gestire Federico per farlo leggere. No, bisogna un attimo mettere questa competenza perché sono la mia la diavetta. Tutto. Legge decreto del 1929-1974. E questo è il nostro regolamento che ahimè ancora oggi sta compiendo quasi 100 anni e ancora non è modificato. Ci abbiamo tentato in qualche maniera, in maniera poco direi con la scorsa questo Consiglio Nazionale diretto dal Presidente Savoldi. C'è stato un tentativo di fare una modifica a questo regolamento, forse un po' autoritaria e singolare, probabilmente per questo non ha avuto il riflesso giusto. Credo però che i tempi siano maturati perché si possa avere un regolamento che possa stare al passo con i tempi, alle nuove professionalità che ci sono, alle nuove competenze che comunque nel frattempo abbiamo acquisito, perché nel 29 sicuramente non si parlava di certificazione energetica, nel 29 non si parlava di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Insomma, ci sono innovazioni continue che ovviamente non potevano essere contemplate. Però è un regolamento che, anche se datato, ha dato frutto a una categoria che fino ad oggi insomma, è stata protagonista e lo credo per quello che riguarda sarà protagonista anche nel futuro. Due aspetti, le competenze per le quali poi ci allacciamo all'assicurazione e ci allacciamo agli svolti civili e penali che verranno successivamente, che ci daranno gli avvocati, perché credo che questo sia importante, capire quali sono poi effettivamente le nostre responsabilità e come possiamo far sì che insomma, le responsabilità siano sempre minori. Le sentenze che noi abbiamo visto ce ne sono tantissime, le avete viste, io ne ho qualcuna qua, insomma, tante ce ne sono favorevoli, tante ne sono invece in maniera ci hanno visti soccombenti. Però da dove nasce? Nasce dall'attività edilizia. Purtroppo laddove insomma abbiamo una grande criticità è sulle competenze in edilizia, laddove insomma. C'è un limite che il nostro decreto, il regio decreto, ha fatto. Fabrizio non vuole collaborare. Ma non sapevo come. Vai dell'articolo. Ma tu hai proprio assistenza Non mi hai detto, mi dovrebbe parlare. Allora, articolo 16, lettera E, lettera M, perché credo siano quelle dove possiamo discutere un attimino e dare lo spazio poi ai relatori successivi per poter dibattere. Lettera L, io ho detto lettera L. Dico 16 lettera L, esatto. Progetto di direzione e sorveglianza e quindi delle modeste costruzioni rurali dove noi abbiamo delle competenze anche se c'è un problema. Perché ci viene scritto proprio nell'articolo. Dopodiché la lettera successiva ci dice costruzione, progetto, direzione storia di modeste costruzioni civili, punto. Mentre prima ci viene specificato qualche cosa, anche in generale normato, qui non ci dice la tipologia di materiale da utilizzare o di schema, quindi tutte le sentenze che abbiamo avuto in maniera
sfavorevole a volte, sfavorevole anche più volte, devo dire, è su questa la modesta costruzione civile, e quindi non si dice la tipologia e la struttura che vogliamo. Molte volte anche gli avvocati che ci hanno difeso, devo dire, non hanno dato molta attenzione a questo fatto. Ma questo lo dico perché è successo, con un modo di verificare a Roma, in questa commissione dove è stato impegnato, insomma, che molte volte le nostre difese, devo dire, sono state all'altezza della situazione. Perché il contenzioso nasce innanzitutto da un aspetto, è l'aspetto economico. Parliamoci chiaro, noi dobbiamo essere chiari con noi stessi, perché se vogliamo fare passi avanti dobbiamo essere prima chiari con noi. Il contenzioso nasce col pagamento. Giusto? O mi sbaglio? Sto dicendo nasce dal pagamento. La competenza è successiva al momento in cui il cliente non vuole pagare, noi andiamo dall'avvocato e decreto ingiuntivo per il pagamento. L'avvocato esperto del committente va a verificare una serie di sentenze che vi ho detto e dice: aspetta un attimo, fammi dare com'è, ci metto a me. Cioè, non è come noi. Vediamo la causa. Se non ci difendiamo e nel frattempo non abbiamo visto che nella nostra regione, che io dico è una regione all'avanguardia da questo punto di vista, perché nel 94 e prima dell'89 è stata l'unica regione potendo, come dire, legiferare in un certo senso, ma si è limitata a una delibera di giunta, laddove ha detto nel territorio regionale della Regione Campania che cosa possono fare i tecnici diplomati, ma lo ha detto in maniera così chiara che quando io l'ho portata a Roma questa delibera suffragata da pareri del CTL prima, però dire tutti gli altri presidenti nell'assemblea dei presidenti, ma in questa commissione sono rimasti l'avvocato sbalorditi, perché dice: come mai non si è mai diffusa a livello nazionale una delibera del genere? Che poi se la prendi Fabri, la vediamo un attimo, e c'è l'esempio della penna, la mia permetta Santo Rosso, anche per non capire, capite? Se sta delibera in giunta regionale a un certo punto, ecco la sala. Perché che cosa c'è di innovativo, sebbene fatta nel 94, sebbene il parere del CTR dell'89, innovativa sta nel fatto, e questo lo dico a tutti, e vediamo di difenderci in maniera esemplare, facendo capire che esiste un deliberato, in un certo senso un parere, a volte viene anche sul passato, questo per carità, però insomma quando la sappiamo argomentare bene la cosa, sia in sede di contenzioso, ma anche quando c'è qualche incompatibilità e qualche incompetenza che ci viene dai funzionari del genere civile, che ogni tanto insomma comunque vanno fuori dal normale, ma insomma voglio dire, l'elemento essenziale di questa delibera sempre è che scende nel particolare e ci dice che cosa è modesto. Ci dice che cos'è modesto, perché abbiamo visto prima, legge decreto, progetto, sorveglianza, direzione, modeste costruzioni civile, punto, senza dire la tipo di struttura di materiale usato, però modesto, quindi c'è da capire, qui viene bene, che cosa è modesto? Modeste potrebbero essere 20 metri cubi, come potrebbero essere 1.500 piuttosto che 3.000. E questa delibera è stata innovativa, oggi dibattuta, io l'ho portata a livello nazionale, ho avuto questa fortuna di poterla sottoporre anche ai vertici nostri, ma anche a qualche parlamentare con il quale si era iniziato un discorso per poter avere un nuovo regolamento. Per questo va a vedere il presidente ieri. Vabbè, questa è un'altra cosa. Il presidente all'epoca era anche giovane, quindi era più attento a certe situazioni. Stavo dicendo, presso l'altro figlio. È innovativo perché all'interno ci dice modesto, chi la può determinare la modesta costruzione?
noi facciamo il progetto architettonico, abbiamo, otteniamo la nostra brava concessione edilizia, oggi permesso di costruire, seconda fase, deposito, ex deposito, oggi è autorizzazione sismica a Genova. Giustamente, se ci troviamo di fronte a un fabbricato in cemento armato o in struttura interaiata, potrebbe essere anche in cemento armato, ma di acciaio, in legno, comunque di struttura interaiata, ci dice chi deve intervenire, chi può giudicare la modesta costruzione. La può giudicare il tecnico laureato che è chiamato a fare i calcoli, il quale entra nella fattispecie, fa il calcolo e può attestare dopo di ciò che si tratta di una modesta costruzione. Quindi poi il collaboratore, previsto per norma, per legge regionale, nel senso della legge regionale 9, il collaboratore anche lui deve, come dire, essendo, deve visionare tutti i calcoli, quindi deve anche lui dare un parere sulla messa in costruzione. Quindi l'innovazione forte sta in questo. Allora la mia preghiera qual è? Quella di stare attenti a queste cose. Eccola. Stare attenti innanzitutto a far sì che seguiamo un leader che sia sempre qui. Molti mi hanno chiamato nel passato, mi chiamano ancora, per dire Genio Civile mi ha eccepito la competenza perché, sebbene il capo è stato fatto un ingegnere, non posso dirigere. Che quella cosa è andata perché noi con questa delibera possiamo progettare e dirigere la direzione del lavoro, anche delle opere strutturali. A volte però è successo questo. Sono andato a verificare insieme, giustamente il collega ha chiesto l'aiuto e io credo di averlo sempre qualche maniera dato, e andare a verificare, mancava la dichiarazione di modesta costruzione fatta dal progetto. Quindi, e poi ovviamente qualche ingegnere che ha fatto il calcolo, molte volte, anche se l'abbiamo scelto noi in collaborazione, si rifiuta di fare questa dichiarazione, ma questo è un problema nostro, però qua ci dobbiamo risolvere noi, non possiamo chiedere aiuto a nessuno. Quindi voglio dire, siamo in queste cose. Dopodiché, perché le competenze sfociano del contenzioso, perché non ci vogliono, ma ecco perché. Molte volte però in sede ne ho assistito a uno di Avellino e l'ho portato in commissione, abbiamo cercato di fare ricorso a quella sentenza, abbiamo deciso di non andare avanti perché c'era stata nella fase del primo grado, non c'è stata una difesa fatta per bene, il giudice ha fatto una sentenza, meno male, per grazie a Dio, insomma, non c'è stata fatta una grossa pubblicità di questa sentenza, ce la diciamo qua, rimaniamo qua, era devastante. Perché diceva che siccome c'era un'incompetenza sulla direzione del lavoro non potevamo dirigere nessun lavoro, neanche in una parte non strutturale, non potevamo contabilizzare. Certo, questo collega era stato condannato a restituire i soldi, non a non prendere più niente, ma pagare anche i danni per andare, perché c'era vizio di formità nel fabbricato, che poi giustamente si arriva qui, anche se il fabbricato è stato fatto per bene, collaudato, però alla fine dice no, siccome l'ha diretto un incompetente, tra virgolette, purtroppo è così. Allora quello che voglio dire, cerchiamo di stare attenti alla sentenza, abbiamo, quando c'è contenzioso, abbiamo un collegio, abbiamo un grado superiore del Consiglio nazionale, che insomma, ripeto, c'era una commissione che adesso credo in qualche modo svolgono internamente, non lo so come stanno facendo, però noi abbiamo risolto
tantissimi, quel lavoro che abbiamo fatto abbiamo risolto tantissimi problemi. A volte abbiamo censurato, però, caro Fabrizio, a nome del regolamento che tu dicevi prima sulla deontologia, abbiamo censurato anche i colleghi. Perché non puoi, con tutta la buona volontà, con la delibera della Regione Campania che poteva fare scuola, eccetera, ma non puoi dire che un fabbricato per attività, attività commerciale in nome dei colleghi, voglio dire, centri commerciali, poteva passare per modesto, insomma, qui poi, insomma, però, l'aveva progettato anche bene, perché il collega aveva fatto un egregio lavoro, ho visto le tavole, insomma, devo dire che era, però, se voi ti metti in contenzioso col comune o col centro civile di quella provincia, vuol dire che quello deve passare con modesta costruzione, perché poi le separo e faccio ogni campata, faccio il giunto tecnico, ma ci vuole un attimino di coraggio in tutto questo. Quindi vuol dire che ci sono tante situazioni. È chiaro che noi, quando io ero presidente di questo collegio, stavo nell'assemblea dei presidenti, stavo in questa commissione, il presidente Savoldi all'epoca mi sembra che era lui quando abbiamo stipulato questa convenzione, giusto o sbaglio, abbiamo dibattuto molto sulla responsabilità e su come un'assicurazione ci poteva coprire in alcuni casi. Ebbene, insomma, voglio dire, a me è parso di capire le parti che abbiamo fatto, poi ce lo dirà meglio il dottore dopo, abbiamo fatto una convenzione abbastanza dettagliata che va a coprire anche l'incompetenza, dico bene o sbaglio, e questo è un fatto che ci deve un attimino, al di là adesso non voglio fare pubblicità alla compagnia che rappresenta il dottore, però voi siete liberi di poter fare tutte le cose che volete, per carità, però stiamo attenti, siccome abbiamo gli occhi addosso da parte delle altre categorie, sebbene si è aperto un dialogo in questo abbastanza importante, proficuo, dico, a livello nazionale con la rete di professione tecnica, credo che metteranno mano anche a questo regolamento che abbiamo istituito, perché poi i regolamenti sapete bene che se sono condivisi e nessuno crea problemi, troveremo qualsiasi governo, qualsiasi parlamento, di qualsiasi colore politico che lo approverà. Nel momento in cui non abbiamo una cosa non condivisa, ovviamente non andiamo da nessuna parte. Bello che sia chiaro. Quindi se noi in questo rapporto che si è instaurato con le altre categorie professionali, in particolare gli ingegneri di ambiente, ma anche con i politici, con gli agronomi, insomma, con una serie di tutte le professioni tecniche, credo che lì, insomma, ci possa nascere qualche cosa di molto positivo. Quindi se un'ancora di salvataggio c'è con l'assicurazione, dobbiamo stare attenti che ci copra anche in questo caso, perché veramente io ho visto, cari amici, colleghi, ho visto sentenze e situazioni in tutta Italia veramente raccapriccianti, quindi ci fanno mettere i brividi, solo a pensare, insomma, di contenziosi molto buoni. Quindi la nostra responsabilità c'è, ripeto, le competenze credo che siano il cioè dove si instaura tutto un contenzioso. E dobbiamo stare attenti e vigili, molte volte essere preparati, conoscere che ci sono degli escamotaggi e confrontatevi con il collegio sorta si confronta con il Consiglio Nazionale e quindi anche con i vostri legali, perché la difesa deve essere argomentata, fatta bene, se ce n'è bisogno. A volte, ripeto, a volte è meglio sovrastare per il bene nostro e della categoria. Grazie. Grazie Antonio. E adesso entriamo in merito alla responsabilità civile e il relatore, l'avvocato Antonio Cacioffi, che gli passerà il microfono. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vi devo dire che sono veramente onorato di trovarmi in questa sede istituzionale così prestigiosa
alla presenza di una classe professionale, di professionisti di indubbio ed indiscusso valore, per cui un ringraziamento doveroso, sentito, va al vostro presidente, va al Collegio dei Geometri tutti, e un ringraziamento particolare all'amico Enzo Della Vecchia, che mi ha contattato affinché potessi partecipare a questo convegno sulla responsabilità civile e penale del geometra. Io, per la verità, sono stato immediatamente provocato dal dottore Santosusso, che mi ha preceduto, perché ha introdotto un argomento, cioè il discorso sulla responsabilità lo ha introdotto partendo dalla possibilità concreta di avere un contenzioso. In effetti è così, e questo naturalmente è anche colpa dei tempi, dell'informazione continua, dell'informazione sbagliata, possiamo dire, che tutti possono ricevere accedendo a qualsiasi banca dati, a qualsiasi rivista, a qualsiasi, semplicemente collegandosi con uno smartphone. Per cui è ovvio che noi ci troviamo di fronte, noi intendo sempre come categorie professionali, di cui poi parleremo, perché sostanzialmente noi non siamo altro che professionisti liberi e quindi prestatori, come si suol dire, d'opera intellettuale. La nostra prima attività è quella di mettere al servizio del cliente, nel vostro caso il committente, il nostro sapere tecnico. Ed effettivamente quando parliamo di responsabilità ci introduciamo in un argomento che è particolarmente complesso proprio perché non solo bisogna tenere presente la disciplina giuridica, ma come diceva il dottore Santosusso, oggi la disciplina giuridica è la prima base di partenza, ma poi bisogna andare oltre. E quando dico andare oltre, per un avvocato, ma anche per voi che siete professionisti come me, significa affrontare il discorso giurisprudenziale. E il discorso giurisprudenziale, purtroppo, è ciò che oggi determina l'introduzione, lo svolgimento di una causa e il risultato della causa. Cioè oggi noi possiamo sicuramente partire dall'interpretazione di una norma, che è quella dettata dal codice civile, che è quella dettata da un decreto, quella dettata da un decreto legislativo, però sappiamo benissimo che quella norma la dobbiamo obbligatoriamente integrare con gli orientamenti giurisprudenziali, quindi con il diritto pratico, con il diritto che viene applicato al caso pratico di volta in volta trattato. Questo che determina, e lo sapete meglio di me, determina che nel corso del tempo sulla stessa materia ci sono stati orientamenti che noi definiamo minoritari o maggioritari. Capita spessissimo che l'avvocato introduce la causa e quindi fa la disamina del fatto concreto che viene portato alla sua attenzione, quindi nel vostro caso relativamente all'attività che voi avete espletata, facendo immediato riferimento alla giurisprudenza, quindi ci si sofferma sull'orientamento giurisprudenziale più recente. Ma l'orientamento giurisprudenziale, anche consolidato e univoco e costante, come si suol dire, alcune volte, anzi spesso capita, e lo posso dire a ragion veduta perché ormai sono tantissimi anni che frequentiamo questi tribunali, capita che è suscettibile di ulteriore interpretazione da parte di un giudice, da parte di un collegio giudicante, per cui la tesi difensiva di partenza, pur consolidata su basi giurisprudenziali solide, può essere smentita nel corso del tempo dall'ultimo e recente orientamento giurisprudenziale o addirittura da un'interpretazione che il giudice può dare di una parte della massima della sentenza. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando svolgiamo la nostra attività ci dobbiamo preoccupare di tantissime cose, perché l'apprezzamento su ciò che abbiamo fatto viene sottoposto all'attenzione
i magistrati, che svolgono sicuramente il loro lavoro, ma che in alcuni casi, e questo ve lo dico per esperienza, lo diceva prima il dottore Santosusso, sono fuori dal contesto del caso specifico trattato. Io ricordo per esempio, perché tutti abbiamo vissuto la vicenda del terremoto, quando si, Enzo se lo ricorderà, quando si iniziava ad avere delle vertenze avviate da tecnici sull'interpretazione della 219. Ebbene, proprio nel nostro paese noi ci siamo trovati ad affrontare dei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo fuori dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, per alcuni versi diciamo fuori dalla nostra regione, per cui in udienza il giudice era praticamente nell'impossibilità di entrare nel vivo della materia, perché non conosceva la legge 219 e l'operatività della legge 219, nel senso che ci trovavamo di fronte a giudici che ci dicevano: ma voi l'avete dato l'incarico al tecnico, e che significa lo stato d'avanzamento, e perché non lo volete pagare il tecnico? Era consuetudine, e voi lo sapete meglio di me perché tutti lo avete fatto, che i pagamenti poi, e quindi il pagamento delle spese tecniche come quello dei lavori, avveniva a stati di avanzamento. Ma far capire a un giudice questo tipo di discorso era veramente complicato e difficile. Oggi ancora di più, perché la questione della responsabilità è un argomento particolarmente complesso e vasto. Ecco perché quando Enzo mi ha detto vuoi intervenire sull'argomento, io ho detto: caro Enzo, io non ho la presunzione di poter affrontare ogni singolo aspetto della vicenda, posso solo soffermarmi su quelle che sono, diciamo, le questioni fondamentali della disciplina giuridica. La disciplina giuridica, come ho già detto prima, è un qualcosa che ad oggi viene profondamente influenzata dalla giurisprudenza, e quindi in prima istanza già possiamo dire che rispetto agli anni passati, agli anni precedenti, ci troviamo di fronte a una equiparazione preoccupante del professionista, in questo caso del geometra, all'imprenditore commerciale. Quindi questo che fa? Tutela, se da una parte tutela la posizione del cliente committente, dall'altro lato penalizza ciò che presta la propria opera dell'ingegno, quindi il prestatore d'opera intellettuale, il professionista in genere. Ma il legislatore dice che bisogna fare riferimento anche agli orientamenti che provengono dai paesi europei, questo va benissimo, però nel rapporto che si crea tra cliente e professionista si sposa praticamente quasi senza andare oltre, senza andare a specificare le singole questioni della materia, la tesi del cliente committente. Nella realtà noi dobbiamo dire che, come vi dicevo prima, sostanzialmente siamo dei liberi professionisti, quindi come liberi professionisti svolgiamo un'attività che fortunatamente per alcuni versi, a differenza di altre attività libere, è un'attività che ritrova i suoi connotati specifici nella legge. Svolgiamo un'attività che è caratterizzata dall'elemento della professionalità, quindi dal sapere tecnico applicato al caso pratico, dall'intellettualità e da uno status giuridico che attribuisce alla nostra professione una valenza pubblicistica importante, al punto tale da ritenerla professione protetta, perché determina l'obbligatorietà della iscrizione ad un albo professionale, previo superamento degli esami, e quindi sostanzialmente queste caratteristiche fanno sì che la nostra attività sia un'attività particolare, un'attività protetta, e che rientra, possiamo dire, comunemente in quello che definiamo anche svolgimento di un lavoro autonomo. Perché sostanzialmente noi nello svolgere questa professione intellettuale ci muoviamo in piena autonomia e discrezionalità, però sempre nel rispetto delle regole che ci vengono imposte dalla legge o dalla situazione concreta applicata. Il professionista tecnico che cos'è? Il professionista tecnico, nello specifico per quanto vi riguarda il geometra, non è altro che il
professionista intellettuale che svolge quell'attività, e voi lo sapete meglio di me, diretta alla progettazione, direzione e collaudo di un'opera che dovrebbe definirsi perfetta. Si parla di un opus perfectum, significa che diretta alla realizzazione di un progetto sia relativo alla creazione di una macchina industriale sia di una costruzione. Quindi il professionista intellettuale, il professionista tecnico nello specifico, rientra nella categoria delle professioni intellettuali, e quindi dallo svolgimento di questa attività consegue quella che comunemente viene definita un'obbligazione di mezzi. Questo è quello che accade per quasi tutte le professioni libere. Ma vedremo che nello specifico non è così, perché sostanzialmente il geometra, quando va ad affrontare le singole attività che gli vengono di volta in volta richieste dal proprio cliente e in virtù del contratto che sottoscrive, è tenuto a svolgere delle attività, e da queste attività conseguono delle obbligazioni. In primis, relativamente al campo che a voi più è congeniale, quindi il campo edilizio, la vostra attività è quella del progettista, per cui il progettista è il professionista al quale viene conferito l'incarico di realizzare quest'opera, ed il progettista naturalmente svolge quest'opera procedendo attraverso una fase che possiamo dire preparatoria ed una fase successiva esecutiva. Quella del progettista, a differenza di quanto abbiamo detto prima per le professioni libere, è una specifica obbligazione di risultato. La distinzione tra obbligazione di mezzo che consegue allo svolgimento della vostra attività e di risultato è una specificazione fondamentale ai fini poi dell'attribuzione della responsabilità e ai fini poi di individuare l'onere probatorio a carico di chi incombe, e questo lo vedremo successivamente. Quindi il progettista ha un'obbligazione di risultato nei confronti del cliente, cioè il risultato professionale da conseguire e che deve essere ottenuto deve soddisfare l'interesse del cliente. Quindi significa che il progettista non solo deve fare tutto il possibile per conseguire il risultato, ma deve ottenerlo. Quindi ecco perché nel caso specifico si tratta di un'obbligazione di risultato. Per far sì che questo avvenga, per far sì che il progettista possa e deve attuare un progetto che sia poi concretamente utilizzabile, e deve procedere attraverso quello che voi meglio di me sapete, attraverso uno studio di fattibilità. Uno studio di fattibilità che già in sé comporta delle responsabilità e degli obblighi, perché lo studio di fattibilità deve riguardare innanzitutto una fase pratica, una fase materiale, che è quella dedita per esempio all'individuazione dell'area in cui bisogna realizzare la costruzione, quella dedita alla verifica preventiva delle distanze dalle costruzioni o da fasce di rispetto, quella dedita a verificare le condizioni geologiche del suolo, per cui nell'ipotesi in cui vi è una questione sulla proprietà e quindi sulle distanze tra le proprietà, il progettista può essere ritenuto responsabile laddove il terzo, il vicino, il proprietario limitrofo avvii un'azione tesa a contestare il mancato rispetto delle distanze. Relativamente invece alla questione della considerazione geologica del suolo, ebbene, su questo aspetto il professionista, sicuramente il progettista, può essere chiamato e quindi può essere chiamato a rispondere, può essere ritenuto responsabile laddove vi sia stata una inadeguatezza della considerazione dei risultati geologici, per cui vi è stato un problema che meglio di me voi potete individuare, che è quello della rovina dell'edificio oppure una lesione, un danno grave, un cedimento perfetto dell'edificio.
beneficio. Ma in questo caso la giurisprudenza è intervenuta e ha allargato e attenuato naturalmente questa questione, l'argomento in particolar modo, introducendo un nuovo argomento, che è quello più che altro della sorpresa geologica, che può essere, per farvi capire, identificato come il caso fortuito, cioè io ho fatto i prelievi sul terreno, li ho fatti a campione, quindi il problema che si è verificato è dipeso da una situazione non preventivabile, per cui c'è un'attenuazione di responsabilità e per cui io posso rispondere soltanto quando ciò era preventivabile e rimediabile secondo le conoscenze tecniche che io professionista avrei dovuto avere. Ma anche in questi casi, come vi dicevo prima, anche se subentrano questi tipi di contestazioni e facciamo riferimento al progettista, è ovvio che le interpretazioni giurisprudenziali sono contrastanti. E quando dico contrastante significa che effettivamente non sposano mai la tesi a favore dell'una o dell'altra parte, e quindi significa che bisogna affrontare l'eventuale giudizio a cui si va incontro, ed è in questo caso, trattandosi di obbligazione di risultato, purtroppo l'onere della prova incombe sul tecnico, sul progettista, cioè è il tecnico progettista che deve dimostrare di aver utilizzato tutta la diligenza necessaria per evitare il problema, e che il problema si è verificato nonostante e a prescindere dal suo comportamento. Quando invece parliamo di direzione dei lavori, invece, la direzione dei lavori invece comporta, a differenza che è un'altra attività che voi siete chiamati comunque a svolgere, comporta una diversa obbligazione, quindi una diversa responsabilità, perché in questo caso è un'obbligazione, come si suol dire, di mezzi. Significa che sulla prestazione, sulla perfetta esecuzione della prestazione, vi è quella che il diritto definisce alea, cioè vi è una notevole aleatorietà nel raggiungimento del risultato, cioè io faccio tutto quello che devo fare per raggiungere il risultato, ma non sono obbligato a conseguirlo, per cui in questo caso sarà onere di chi assume di aver subito il danno di dimostrare che vi è stata innanzitutto una violazione di questo obbligo e dimostrare che l'intervento e la prestazione non è stata eseguita in maniera perfetta. È ovvio che però il direttore dei lavori deve per alcuni casi deve concorre in responsabilità con l'appaltatore, perché comunque insieme vi è sempre il risultato finale, che è la realizzazione dell'opera. Però vi sono delle ipotesi in cui il direttore dei lavori ne risponde in maniera esclusiva, e quando ciò si verifica? Si verifica nel momento in cui il direttore dei lavori riscontra durante le fasi attuative del progetto dei vizi dello stesso progetto che possono per esempio incidere sull'incolumità di chi opera nel cantiere, è ovvio che il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere. Come pure il direttore dei lavori che svolge quell'attività diretta a presiedere quell'alta attività di sorveglianza sull'opera da compiersi, e quindi impartendo tutte quelle direttive e tutti quegli ordini che debbono consentire la perfetta esecuzione dell'intervento edilizio, ne può rispondere per la mancata sorveglianza, ma questo non vuol dire che lui deve essere sempre presente sul cantiere, ma significa che deve essere presente quantomeno nelle fasi fondamentali degli interventi che debbono essere compiuti. Ecco perché naturalmente l'obbligazione del direttore dei lavori
quando il geometra svolge la funzione del direttore dei lavori, ne può rispondere soltanto ai fini di un'obbligazione di mezzi, a differenza del progettista che ne risponde con obbligazione di risultato. Ma se le due figure si accomunano nello stesso professionista tecnico, quindi se il professionista, il geometra, svolge sia il progetto sia la direzione dei lavori, quindi in questo caso la sua diventa un'obbligazione di risultato. Per quanto invece attiene poi la fase ultima dell'intervento, per questo io mi sono soffermato su quelli che sono gli aspetti, diciamo, fondamentali, insomma, della disciplina giuridica e dell'attività che voi di volta in volta andate a fare, la fase finale poi è quella rappresentata dal collaudo, per cui il collaudo non è altro che, sapete meglio di me, un'attività di verifica dell'opera, un'attività che determina il diritto per il committente di richiedere che tale opera sia stata perfettamente realizzata, sia stata perfettamente realizzata dall'appaltatore, e quindi in questo caso specifico l'obbligo principale del collaudatore non è altro che quello di redigere questa relazione e confermare e attestare che l'opera, per come è stata realizzata dall'impresa, sia stata perfettamente eseguita a regola d'arte. Questa sua dichiarazione fortunatamente non può essere sconfessata neppure nell'ipotesi di contestazioni da parte del committente, soprattutto ai fini di essere rimesso in termini per eccepire poi la questione dei vizi e delle difformità dell'opera, ma si può agire esclusivamente nei confronti del committente che si ritiene leso, può soltanto agire nei confronti del collaudatore, e quindi dimostrando che il collaudatore ha inesattamente adempiuto a quello che era il proprio obbligo. Naturalmente, quando svolgete la vostra professione, è ovvio che potete incorrere in responsabilità civili, penali e disciplinari. La responsabilità civile, nello specifico, e per come vi ho specificato, è contrattuale, è di natura contrattuale quando viene contestata l'inesatta o la mancata esecuzione della prestazione. È di natura extracontrattuale, ma è di natura extracontrattuale, e fortunatamente questi casi sono meno pregnanti, sono minoritari rispetto ai casi di responsabilità contrattuale, quando la responsabilità deriva da un comportamento illecito e quindi dalla violazione di norme di condotta sociale che imponevano al professionista il dovere di rispettare il diritto altrui. Come si fa ad attribuire responsabilità al professionista? Nel nostro codice l'unico riferimento normativo è quello costituito dall'articolo 2236, il quale prevede che se la prestazione tecnica impone la soluzione di questioni tecniche di speciale difficoltà, il prestatore d'opera è chiamato a rispondere soltanto nell'ipotesi di dolo o di colpa grave. Ed è in questo caso che, come vi ho detto prima, subentra la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato, e per far sì che questa distinzione sia operante si fa ricorso al criterio della diligenza prevista dall'articolo 1176, secondo comma, perché sostanzialmente bisogna applicare la diligenza qualificata. Bisogna considerare la diligenza qualificata, che cosa vogliamo intendere? Intendiamo soprattutto quella che fa riferimento alla diligenza che il professionista medio dovrebbe avere nello svolgimento della prestazione che gli è stata sottoposta. Per cui, come già vi ho anticipato prima,
qualora si tratta di obbligazioni e di mezzi per arrivare ad addebitare responsabilità, l'onere probatorio incombe esclusivamente sul cliente committente, per cui sarà il cliente committente che dovrà specificare, motivare, circostanziare che la prestazione è stata svolta in maniera inesatta, in maniera imprecisa. Mentre nell'ipotesi in cui parliamo di obbligazione di risultato, purtroppo là c'è una inversione dell'onere probatorio, per cui è il cliente, per come già vi ho anticipato, che deve motivare di aver prestato tutta la diligenza professionale prevista dal caso concreto e soprattutto deve motivare che e circostanziare che nonostante la diligenza applicata le conseguenze illecite, le conseguenze dannose si sarebbero comunque verificate. Quando invece parliamo di responsabilità extracontrattuali invece facciamo riferimento a dei comportamenti che provengono sostanzialmente da un comportamento che lede i diritti di un'altra persona, per cui i canoni di riferimento legislativi e normativi sono quelli di cui all'articolo 2043, per cui chiunque mediante un fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto è chiamato a risarcirlo, e il riferimento all'articolo 2055 sempre del codice civile, per cui chiunque mediante un'azione o un'omissione concorre nella produzione dell'evento dannoso è obbligato sempre al risarcimento. Negli anni trascorsi dobbiamo dire che generalmente il professionista tecnico, relativamente a ipotesi di responsabilità extracontrattuale, non veniva mai considerato in maniera solidale con l'appaltatore, ma le due posizioni erano nettamente distinte. Oggi invece vi è una forte equiparazione, come ho detto prima, tra le posizioni, e soprattutto vi è una forte equiparazione che ha introdotto e ha confermato una responsabilità solidale del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore per i danni che sono stati cagionati. In effetti voi sapete che le recenti novità legislative, già da qualche anno per verità presenti, hanno introdotto nell'ipotesi in cui si proceda alla costruzione di una struttura, di un'abitazione, in fase preliminare al contratto ha introdotto per l'appaltatore l'obbligo di fornire al cliente anche una polizza fiduciaria a garanzia dei pagamenti eseguiti, dei pagamenti che devono essere ancora eseguiti, e quindi questo per tutelare il cliente da ipotesi di insolvenza, da ipotesi di fallimento dell'azienda, dell'impresa, e nella fase definitiva della stipula del contratto di fornire comunque una polizza sui rischi di rovina parziale o totale dell'edificio per i gravi danni che possono essere naturalmente provocati. Le due ipotesi di responsabilità, è anche vero questa, la contrattuale e la responsabilità extracontrattuale, possono anche concorrere, ma in tutto questo, per come già vi ho detto prima, poi subentra sempre e in maniera fondamentale la distinzione tra obbligazione di mezzi e risultati e soprattutto la questione sull'onere probatorio. Concludo dicendovi che oggi più di ieri ci troviamo di fronte a clienti sempre più preparati, quindi condivido pienamente tutto quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, soprattutto sul fatto di essere sempre messi nella condizione di poter fornire una prestazione che sia conforme alle nostre capacità.
quando in alcuni casi ci si rende conto che la prestazione va oltre quei limiti, anche se l'attuale periodo, si dice, di congiuntura, di difficile congiuntura economica, impone soprattutto il discorso sulla questione economica, dovremmo essere sempre noi in grado di saper fermarci e quindi di evitare di incorrere solo per il fatto di poter guadagnare un euro in più o in meno, evitare responsabilità, perché è vera la circostanza che il cliente, quando arriva nel nostro studio, è un cliente già preparato. Questo non significa che è più bravo di noi, ma significa che è un cliente che, a cui non si può più raccontare, tra virgolette, ciò che prima veniva fatto quasi diritto. Bisogna illustrargli quelli che sono i rischi, i vantaggi dello svolgimento della prestazione. Ecco perché su di noi incombe anche quello che è l'obbligo informativo, e la violazione di questo obbligo informativo rientra in un'ipotesi di responsabilità contrattuale. Come possiamo evitare tutto questo? Ce lo dirà successivamente il dottor Livio, mediante, cosa che noi purtroppo abbiamo già fatto, perché l'obbligatorietà è prevista dalla legge, mediante la stipula di un'idonea polizza professionale. Vi ringrazio e alla prossima. Grazie a Quadrociotti. Adesso parliamo di responsabilità penale e passo la parola all'avvocato Santosusso del Foro di Napoli, giusto? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e vorrei parlarvi proprio della responsabilità penale, un argomento un po' ostico. In realtà, al contrario di tutto quello che si è detto fino ad ora, la responsabilità penale è una responsabilità completamente personale. Quindi non possiamo tutelarci in nessun modo con una stipula di una assicurazione o quant'altro, ma possiamo tutelarci solo con un comportamento corretto da parte del professionista. Infatti il professionista deve conoscere bene le norme per poter avere un comportamento idoneo e quindi per non incorrere in nessun tipo di responsabilità penale. Io ho preparato anche uno schema riassuntivo che, insomma, se volete potete prendere, in modo da potermi seguire un po' più attentamente e soprattutto che vi possa rimanere per avere poi anche delle delucidazioni. Sì, così facciamo. Lascio per il tempo per... Non credo che bastino tutte le copie, comunque anche una. Il tuo si seguiamo, la responsabilità penale ci deriva direttamente dal legislatore e il legislatore ha caricato sempre più negli ultimi anni il tecnico di obblighi e di responsabilità. Appunto il tecnico viene definito come il primo garante della normativa sull'edilizia. Infatti proprio perché andiamo incontro ad una informatizzazione e sempre più ci troviamo di fronte ad un'autocertificazione di vari documenti e certificazioni agli enti pubblici, il legislatore fa sì che il tecnico venga caricato sempre più di responsabilità. Il carico che viene dato fa sì appunto che comporta precise responsabilità disciplinari e penali. Le due fasi principali nelle quali si muove il tecnico sono due: la fase progettuale e la fase della realizzazione dell'opera. Nella fase progettuale... No, aspetta, cerco di far fare qualche altra cosa, in modo che... Ma anche uno per due persone. Se no, se ne mette dopo così, ci ha scaricato. Sì.
No, io l'ho preparata anche per seguire, perché comunque la materia è un po' ostica, quindi mi rendo conto che avere uno schema davanti può essere più semplice. Stavo dicendo che le fasi in cui si muove il tecnico sono due: la fase della progettazione e la fase della realizzazione dell'opera. Nella fase della la fase progettuale, al tecnico è richiesta di certificare la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia, quindi il tecnico deve far fede alla normativa. La seconda fase è quella della realizzazione dell'opera, quindi fatta la fase progettuale, il tecnico deve far sì che nell'edificazione dell'opera sia conforme al progetto che è stato all'opera che ha avuto il provvedimento concessorio. Un attimo solo. Passa da quando? Da qua. Quando ho fatto tutto. Entro stasera, allora vado avanti. Per caricare, come dicevo, il tecnico di responsabilità, il legislatore ha ritenuto opportuno definirlo come soggetto esercente un esercizio di pubblica necessità. Questo fa sì che tutto quello che viene, tutti i provvedimenti concessori devono essere certificati e devono avere la certificazione di conformità e di legittimità. Nel momento in cui il tecnico non fa fede a queste richieste del legislatore, comincia ad incorrere nella responsabilità penale. Il primo reato che voglio mettermi in evidenza è il reato di falso, appunto perché con l'attestazione falsa si incorre in un reato vero e proprio, quindi non in una contravvenzione ma in un reato vero e proprio. Reato a cui faccio riferimento è il reato stabilito all'articolo 481 del codice di procedura del codice penale. Si parla di falsità ideologica in certificati commessi da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Quando il tecnico va ad accertare che un'opera, un progetto viene realizzato in conformità della norma, ma questo non è veritiero, e subentra un procedimento penale che accerta questo, incorre in un vero e proprio reato. Gli elementi essenziali perché ci sia reato sono vari. Il primo è il dolo, infatti si ha la condanna per questo reato solo se c'è dolo, cioè se c'è volontarietà, cioè nel momento in cui il tecnico volontariamente pone in essere una condotta che è rivolta alla falsificazione della certificazione, quindi non per colpa ma solo per dolo. Quando la condotta, mentre è riferita ad un'azione negligente, in questo caso non vi è condanna del tecnico. Oltre a questo elemento, quindi l'elemento soggettivo dell'elemento del dolo, un altro elemento è quello dell'offensività, cioè la falsità del documento deve essere offensiva, cioè deve andare a ledere un interesse, l'interesse di un soggetto. Quindi in questo reato ritroviamo due soggetti, il soggetto attivo e il soggetto passivo. Il soggetto attivo è il soggetto, il tecnico, che compie il falso, mentre il soggetto passivo è la parte offesa, quindi sarà la persona che è stata lesa o anche in alcuni casi la pubblica amministrazione. Al contrario della fase progettuale, che vede il tecnico responsabile penalmente con un reato, nella fase della direzione dei lavori, quindi il direttore dei lavori molto spesso incorre non in un reato ma in una contravvenzione.
in poche parole voglio farvi la differenza tra contravvenzione e reato. La differenza insomma, si può fare solo in base alla lettura del titolo dell'articolo stesso, perché mentre la contravvenzione è punita con o l'arresto o l'ammenda, i reati vengono puniti con la reclusione e la multa. Quindi questa è l'unica differenza, però c'è una differenza, diciamo, a livello di distinzione, però a livello diciamo sostanziale c'è una grossa differenza, perché per la contravvenzione il tecnico sarà responsabile non solo per dolo ma anche per colpa. Quindi anche se nella direzione dei lavori il tecnico non è stato presente nel cantiere, quindi può sollevare un'eccezione nel dire che non era presente oppure si è completamente disinteressato alla direzione dei lavori, questo non sarà una scusante per non essere condannato. Quindi sarà condannato comunque, anche nel caso in cui si disinteressa, però perché ci troviamo di fronte ad una contravvenzione. Quindi, il direttore dei lavori deve verificare la conformità dell'opera al provvedimento concessorio. Quindi quando viene il provvedimento concessorio, è stato dato il provvedimento concessorio, nell'attuazione dell'opera il direttore dei lavori è l'unico garante, cioè deve garantire questa conformità. L'articolo 44, quindi quello che parla del testo unico dell'edilizia, quindi penso che tutti quanti si dà conoscenza di questo brutto, diciamo, reato, anzi contravvenzione in questo caso, stabilisce appunto quali sono le caratteristiche perché si ponga in essere l'abuso edilizio. Quindi l'abuso si ha quando il tecnico non va a controllare che l'edificio sia conforme al progetto. Il non essere sul cantiere oppure essersi disinteressato, come dicevo prima, non è una scusante, ma l'unico modo per uscirne salvi da questo tipo di responsabilità è dare immediatamente informazione all'ente comunale, quindi all'ufficio comunale, che si sta si sta procedendo ad un abuso, e poi revocare il carico immediatamente. Quindi questo è l'unico modo per uscirne salvi, altrimenti è molto difficile in fase di dibattimento, quindi durante il processo, riuscire a limitare la responsabilità. Quindi proprio perché ci troviamo di fronte ad una contravvenzione. L'altro momento è quello dell'esecuzione dei lavori, e quindi quando il tecnico diventa responsabile dei lavori, quindi diventa responsabile della progettazione e anche dell'esecuzione dei lavori. In questo caso troviamo le norme variano, e quindi possono, il tecnico può incorrere sia in responsabilità dolose che in responsabilità colpose, quindi abbiamo sia dei delitti che delle contravvenzioni. Quando arriviamo nella fase in cui il tecnico viene accertata la responsabilità del tecnico e quindi il tecnico viene condannato, voglio farvi una distinzione tra le varie condanne che possono esserci, perché dalla condanna poi scaturisce la vera e propria responsabilità, non solo scaturisce anche quella civilistica, ma scaturisce anche la responsabilità disciplinare.
Quindi le condanne, la vera e propria sentenza di condanna che sia nella fase conclusiva del dibattimento fa sì che il tecnico è responsabile personalmente, penalmente, insomma a livello personale, ma nel processo vi è anche un'altra parte, che è la parte civile. Quindi con l'introduzione della parte civile il giudice condannerà il tecnico anche negli aspetti civilistici, e quindi poi la parte civile potrà iniziare un'azione civilistica per il recupero delle somme che gli sono state già garantite con una sentenza di condanna. Diversamente per il patteggiamento è un istituto che è stato istituito dal legislatore per accelerare, diciamo, i tempi del processo, e quindi con il patteggiamento il tecnico decide di limitare, insomma, i propri, tra virgolette, diritti della fase dibattimentale. Quindi si ha una sentenza sullo stato degli atti, però anche è un rito premiale, quindi ha uno sconto di pena di un terzo e avrà anche degli altri premi molto importanti per voi tecnici, ovvero non ci sarà iscrizione nel casellario giudiziale, quindi quando insomma, un avvocato propone ad un tecnico, soprattutto nel caso in cui c'è una responsabilità accertata, un patteggiamento, è soprattutto per limitare le conseguenze, anche insomma, conseguenze a lungo termine, perché un'iscrizione nel casellario comunque crea delle grosse problematiche al tecnico. Quindi il patteggiamento può essere, diciamo, una via, un escamotage per riuscire a ottenere quello che con una sentenza di condanna non riusciamo ad ottenere. Stessa cosa per il decreto penale, però a differenza del patteggiamento che viene richiesto dall'avvocato come procuratore speciale del tecnico, il decreto penale viene richiesto dal PM, e quindi il PM allo stato degli atti, quindi facendo una verifica dello stato degli atti, si rende conto che è già provata la responsabilità del tecnico, e quindi emette decreto penale di condanna. L'accettare il decreto penale di condanna è lo stesso, insomma, un premiale per il tecnico, nel momento in cui anche il tecnico stesso è convinto. Quindi la responsabilità civile penale adesso entriamo nel merito dell'assicurazione professionale. Passo la parola al dottor Marco Rivero per spiegarci le criticità soprattutto dell'assicurazione e i motivi che già sappiamo quali possono essere per farci. Scusa questo? Bene. Buongiorno, grazie al vostro collegio che mi ha invitato oggi. Mi è piaciuto molto questo percorso, anche se penso che sarete già abbastanza depressi, però purtroppo vi deprimerò ulteriormente ancora un pochettino, perdonatemi, ma lo stato delle cose è questo. E quindi abbiamo parlato di deontologia, di competenze, civile, penale. Ora io cercherò di fare un riassunto di tutto questo nel parlarvi di come vi potete proteggere da queste cose. In realtà non è tanto semplice, e in questa ora io andrò come un treno, perché devo andare, cioè andrò velocissimo, affronterò tanti argomenti, perché assicurarsi bene oggi è un problema. Ogni compagnia fa quello che vuole, sono tutte diverse, difficili da capire, difficili da leggere, con tanti tranelli ai quali fare attenzione. Quindi parleremo, mi alzo in piedi che così mi muovo meglio, dei rischi della professione, riforme e modifiche normative, quindi gli obblighi assicurativi, la polizza di responsabilità civile professionale, che è quella obbligatoria, e la polizza di tutela legale professionale, che non è obbligatoria, ma ahimè spesso purtroppo non è meno importante della polizza di responsabilità civile. La polizza di responsabilità civile paga il risarcimento del danno che io cagiono a terzi. La polizza di tutela legale mi permette di nominare un legale di mia fiducia.
fiducia, lo nomino io, lo paga la compagnia di assicurazione e mi gestisco la larghezza del danno come voglio io, con il mio regalo. Questa prima slide non vuole terrorizzare nessuno, ma sta soltanto a significare che oggi stiamo notando che i media iniziano a picchiare pesantemente, non solo più negli ambienti, diciamo, sanitari, della mala sanità, ma picchiano pesantemente anche nei confronti di altre professioni, tra le quali sicuramente quelle di natura tecnica come la vostra. Vado veloce, questo per dire semplicemente che oggi tutti noi lavoriamo sotto pressione, più veloci, il mondo è cambiato, quindi ci sono più probabilità di commettere degli errori. Oggi un professionista si chiedono conoscenze operative in tutti i campi, ma è bene conoscere anche i rischi della professione e quindi gli strumenti per tutelarsi nel migliore dei modi. Qua invece riassumo tante cose che sono state dette prima. Allora, noi come Marsh è uno dei blocchi più importanti al mondo, uno dei blocchi più importanti in Italia, la sezione dedicata alla quale faccio parte io si occupa esclusivamente di responsabilità civili professionali. Noi gestiamo la convenzione con il vostro Consiglio Nazionale, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, il Consiglio Nazionale degli Architetti, gli ingegneri invece non hanno fatto una convenzione, ma hanno tramite il loro centro studi hanno individuato sul mercato assicurativo le migliori soluzioni possibili, tra le quali c'è la nostra proposta. Poi altre professioni di natura giuridica amministrativa, gli avvocati, con cassa forense, le consulenti del lavoro, eccetera, eccetera. E questo, vabbè, non per tirarmela, ma per arrivare al punto, perché gestiamo oltre 50.000 contratti di responsabilità civile professionale, ma ahimè gestiamo oltre 5.000 sinistri all'anno. Il contenzioso è notevole aumento e lo sarà sempre di più, perché adesso tanti i vostri clienti non sanno neanche che voi dovete essere assicurati, ma l'acqua sotto i ponti scorre, e questo purtroppo, come sempre succede in Italia, per come siamo fatti noi, per come siamo geneticamente modificati, diventerà comunque, cioè si sposterà in un contesto assolutamente speculativo, cioè dal rapporto di fiducia che si aveva tra cliente e professionista, passeremo dall'estremo opposto, che è la speculazione pura. Poi per carità qualcuno ha tutti i diritti e le ragioni del mondo di chiedere i danni, ma molte saranno buttate. Abbiamo, nel fare questo lavoro, quindi noi siamo broker, noi siamo un intermediario, abbiamo il cliente, abbiamo la compagnia dall'altra parte, quindi nella gestione sinistra raccogliamo dati, raccogliamo informazioni, prepariamo il pacchetto per poi girare la compagnia di assicurazione. Nel fare questo lavoro raccogliamo dei dati, quindi abbiamo delle informazioni e abbiamo individuato i motivi più importanti per i quali il contenzioso è aumentato notevolmente in questi anni. Il primo, ampliamento della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, l'argomento dell'avvocato Raggioni. Siamo passati da un obbligo di mezzo a un obbligo di risultato, quindi il progettista non solo deve fare tutto quello che è possibile per ottenere il risultato sperato, ma deve far possibile al cliente il risultato che si è voluto. Ma dall'obbligo di mezzi all'obbligo di risultato c'è un abisso, e questo ha aumentato il contenzioso notevolmente. Atteggiamento maggiormente critico dei clienti, ne parlava prima, non mi ricordo chi. Oggi tutti noi siamo più colti, siamo più informati, pretendiamo di più in ogni contesto. Maggiore esposizione a rischio dovuta a particolare momento economico, questo è l'aspetto più triste in assoluto, che è stato sfiorato da Giovanni Tassato Suosso. Sfiorato cosa intendo? 4 richieste danni su 10, 4 su 10, il 40% nelle nostre statistiche che riguardano le professioni tecniche arrivano, cioè sono richieste danni che arrivano in opposizione ai decreti ingiuntivi. Qualcuno di voi cerca di recuperare nel modo legale e corretto la propria parcella che non gli è stata pagata, ovviamente. Dall'altra parte la risposta immediata è quella, cioè non te li volevo dare prima, non te li do neanche adesso, quindi fanno opposizione, ma ci mettono il carico, ci mettono il carico nel senso che oltre a fare opposizione poi ti chiedono i danni, ti chiedono, e tra l'altro il fatto che, ripeto, qualcuno per carità potrà avere tutte le ragioni del mondo, ma se riteneva di aver subito un danno te li chiedeva anche prima di ricevere il decreto ingiuntivo della parcella. Invece diventa la dimostrazione del fatto che siano quasi totalmente tutte prestigiose, infondate, e si vede anche dei numeri, cioè io chiedo il pagamento della parcella da 1.500 euro e quello per spaventarmi mi chiedo 80.000 euro di danno.
E cosa succede? Perché ho detto prima che il giovane del Santo Sosso ha sfiorato questo argomento? Perché quello delle competenze è un altro sport particolare. Lui si è soffermato e parlava solo di competenze, quindi mi ha detto la contestazione dell'assenza delle competenze è uno dei motivi principali per i quali dall'altra parte non vi parlano, no? Ma non c'è solo questo, cioè, c'è anche una gestione normalissima. Non ti parlo la parcella, te la chiedo, e dall'altra parte fa posizione e ti chiede i danni. Questo però, questo ricatto, chiamiamolo come vogliamo, cosa genera? Genera una situazione poi difficile, perché io devo prendere la richiesta danni, la devo comunicare alla mia compagnia di assicurazioni, quindi cosa fanno? Mi mandano via, mi recidono il contratto, mi aumentano il premio, mi raddoppiano, mi peggiorano le condizioni contrattuali, poi sto in tribunale 10 anni, a spese di chi? Mie, perché poi lo affrontiamo se abbiamo tempo. Una compagnia che presta un rischio della polizza di responsabilità civile professionale, non pensiate che abbia, cioè non ha l'obbligo di gestire l'avvertenza del danno, quindi se ne interessa lo fa e vi mette a disposizione un avvocato, se non interessa non lo fa, è l'avvocato che lo dovete pagare. E quando io una situazione del genere comunico alla mia compagnia di assicurazioni, guarda che questo mi ha fatto questa richiesta danni perché gliel'ho chiesto la parcella, ma lavora perfetto, l'ho fatto vedere a 7.000 miei colleghi, non c'è niente di sbagliato, è tutto giusto, e io con quella situazione ti dico, amico mio, se hai dei clienti psicopatici non è colpa mia, ma io non ti do 12.000 euro, 15.000 euro per gestirti questa avvertenza e mi devo pagare io mio avvocato. Tu vai, ti gestisci la tua avvertenza con il tuo avvocato, te lo paghi, mi chiami in casa, se un giudice domani dirà che il danno c'è, io il danno lo pago, ma lì tutta questa vicenda io non te la pago. 4 richieste danni su 10 arrivano per in opposizione alle chiese ingiuntive. Aumento delle competenze, che non è assolutamente il discorso dell'assenza di competenze, ma riguarda leggi, normative, l'esempio dell'81-2008, ampissime, con tantissime responsabilità, difficili da capire. E infine l'assegnazione del ruolo di primo responsabile anche per danni storicamente attribuiti alle imprese. Quindi il professionista può tutelare il suo patrimonio dalle richieste di risarcimento danni avanzate a terzi con la polizza di responsabilità civile e dei costi che deve sopportare per difendersi dai contenziosi con una polizza di tutela legale professionale. Obbligo di legge, vediamo un po' cosa vi riguarda. Questa è la legge, sono 8 righe scritte con i piedi che fanno acqua da tutte le parti. È uno dei pochi casi in Italia dove è stata fatta una legge, ma cioè, generalmente in Italia si fanno una legge, 80 regolamenti e 400 normative. Questa è stata fatta una legge dal 2001, scritta così, nessuno ha mai più fiatato. Il professionista è tenuto a stipulare anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali, come la nostra, ma ovviamente può fare quello che vuole con chi vuole, dall'ente previdenziale, un'assicurazione idonea per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, compresa l'attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere note al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, relativo massimale e ogni variazione successiva. Questa è un po' l'anno barzelletta. La violazione di questa disposizione costituisce illecito disciplinare. Quindi, i nuovi consigli di disciplina, teoricamente, tecnicamente, a chi non ha polizza di responsabilità civile, quello che sarà in realtà non. Pochi lo sanno, però è un illecito disciplinare. Perché questa legge fa acqua da tutte le parti? Cosa manca? Cosa è successo? Voi vi ricordate? Allora, questa legge è stata scritta nel 2011. L'obbligo assicurativo per la polizza di responsabilità civile professionale doveva decorrere dall'agosto del 2012, ve lo ricordate? Poi è stato rinviato. Perché è stato rinviato? Qualcuno si ricorda? Sa un motivo per il quale è stato rinviato? Cosa manca in questa legge? La cosa è una. Qua io ho uno Stato che mi sta obbligando a fare una polizza a tutela del cliente. Controllo. Ok? Controllo, sì, va bene, ma il controllo non c'è neanche già nessuno. La sanzione, no, qualcosa di più importante. Cioè, qual è il simbolo, il capo della polizza, delle polizze obbligatorie in Italia? Corretto. L'auto, no? Ok. Auto, moto, benissimo. Bravo. Allora, siamo proprio in una zona territoriale, la vostra, particolarmente complicata, no? Vi faccio un esempio, io ho 18 anni, 19,
magari. Ho un Golf GT da 250 cavalli, non ho un annetto dei testarli e macchina moto. L'anno scorso, il primo anno, ho fatto 4 incidenti con torto, quindi ho il bonus malus sulla mia pagellina, che per quanto ora ci sono passato in 18esima, ok? E sono residente in una zona particolarmente non gradita dalle compagnie di assicurazioni, come la vostra purtroppo, no? Che faccio? Cioè, sono un cliente gradito? Sono un bel cliente? No, ma vado bene? Vado in bicicletta tutta la vita? Pago il premio più alto, benissimo, ma pago il premio più alto vuol dire che c'è qualcuno che mi permette di pagare un premio più alto. Si trasferisce. Ok? Si chiama obbligo a contrarre, cioè le compagnie di assicurazioni che vogliono esercitare questo ramo hanno l'obbligo a contrarre. Belli, buoni, bravi, brutti, cattivi, tutti devono prendere, ok? Qua non se ne parla neanche. Cioè le compagnie di assicurazioni, io mi ricordo tanti di voi, no? Parlando, io faccio questo mestiere, ovviamente ho delle sensazioni diverse, ma l'uomo della strada come voi, quando è uscita questa legge, la prima cosa che è stata buttata fuori, ecco, un altro regalo alle compagnie di assicurazioni, no? La solita frase. È talmente tanto un regalo, talmente gradito dalle compagnie di assicurazioni che questi rischi invece non li vogliono e non li piacciono, che non sono neanche andati, cioè, non hanno neanche chiesto l'obbligo a contrarre. Non gliene frega niente, non li vogliono. Ok? E il mercato assicurativo oggi è questo. Ogni compagnia fa quello che vuole. Chi le fa bene, chi le fa male, chi stringe, chi allarga, chi non le fa del tutto. Ma questo però è un problema, perché è stata rinviata nel 2011? I medici hanno un mercato assicurativo drammatico, ok? Non parlo del geriatra, parlo di ginecologia, ostetricia, anestesia, neurochirurgia, chirurgia vascolare, insomma, questi belli tosti, no? Non c'è più mercato, non ci sono più compagnie che li vogliono, quelle poche che sono rimaste sono da non dormirci la notte. E nel 2011 questi signori sono andati lì e hanno detto: sentite, ma lunedì 14 agosto dovrebbe partire l'obbligatorietà della legge, io poi se non la trovo, ma anche se la trovo non me la posso permettere, quindi io lunedì non timbro, non vado in sala operatoria, che famo? Ah, va bene, ok, sì, avete ragione, benissimo, rinviata per tutti per un anno. L'anno dopo, il 2013, invece, entrata in vigore per tutti, tranne che per loro sono ancora lì che la stanno discutendo, come loro, gli avvocati, sono ancora lì che la stanno discutendo. Ovvero, gli avvocati hanno chiesto un regolamento a parte che stabilisca dei paletti per l'idoneità della polizza, che non è stata ancora perfezionata, quindi tecnicamente non avrebbero neanche loro. Idonea! Cioè, la parola idonea, una legge non dovrebbe mai esistere, ma cosa significa? Cioè, che paletti mi dai? Voi lo sapete, è vero che nella polizza auto l'anno scorso tutti noi sono stati aumentati massimali a 5 milioni di euro. E basta, cioè, qualcuno ha detto, finita lì. Io qua posso assolvere gli obblighi di legge facendo una polizza da 250 mila euro massimale minimo e magari mi spazzo 81.008 dalla mattina alla sera, dove so benissimo che i miei rischi sono nettamente superiori. Per non parlare poi del fatto che le polizze auto sono tutte uguali, faccio un confronto tra il simbolo appunto dell'obbligatorietà e questo. Le polizze auto sono tutte uguali, se io vado contro mano in autostrada sono ricoglionito, ma se faccio dei danni la polizza paga, non mi sta. Qua invece siamo in un mercato assicurativo dove ognuno di voi ha la sua polizza, con scritto questo sì, questo no, questo forse. Quindi quando tu, geometra, mi recuperi il mio sottotetto, mi fai la lettera di incarico e mi scrivi sono assicurato con generali, polizza numero, massimale e tot, ma cosa ne so io che quello che tu stai facendo per me è assicurato, le clausole aggiuntive, questo sì, questo no, non lo so, non lo posso sapere, cioè non ho nessuna tutela. Vabbè, da Nellori non ne parlo neanche, vabbè, una cosa veloce, sapete che chi lavora con il pubblico vuole una polizza dedicata per quel lavoro, fatta ciò che ha tutte le sperie. Facciamoci un po' di domande, ve l'ho anticipato, abbiamo poco tempo, io vado come un treno, se avete qualche domanda comunque fermatevi, intanto ve le faccio io, così accorciamo i tempi di reazione. Qual è la
validità temporale della mia polizza. Ho sottoscritto una polizza valida dal 2010 al 2012, che poi ho disdetto, quindi finita il 2012. Oggi ricevo una richiesta di risarcimento per un'attività svolta nel 2011, qui in mezzo. Sono assicurato? Chi ha detto sì con questa certezza assoluta? Vabbè, la risposta a questa domanda è no. Se dopo la conclusione della mia attività mi viene richiesto un risarcimento, sono coperto? Voi avete mai sentito queste parole? Lo so, pure Sclesmede, penso di no, questa è sicurese. Però forse nel vostro cervellino iniziano a girare da un po' queste paroline, no? Retroattività, postuma. Fino a quel tempo fa le polizze funzionavano in un modo normale, diciamo, nel rispetto del codice civile. Si chiamava la polizza oggi, durava un anno, ok? E me la mettevo nel cassetto. L'anno dopo ne facevo un'altra, me la mettevo nel cassetto. L'anno dopo ne facevo un'altra, me la mettevo nel cassetto. L'anno dopo andavo in Australia a fare surf e non facevo la polizza. Tornavo, riprendevo a lavorare, facevo un'altra polizza e me la mettevo nel cassetto. A un certo punto ricevo una richiesta d'anni e andavo a vedere quando ho fatto quel lavoro. L'ho fatto in quella data, quando avevo questa polizza. Benissimo, apro il cassetto, prendo questa polizza, denuncio il sinistro, questa ne doveva rispondere. Ok? Dimenticate, cioè resettate quello che vi ho appena detto. Non esiste più una polizza sul legale assicurativo che funzioni in questo modo. Perché? Perché le compagnie di assicurazione a un certo punto, sempre per colpa dei medici, si sono bloccate e fermate. Qual è il problema fondamentale? Che il problema fondamentale è la prescrizione, cioè ovvero quanto tempo ha uno per chiedervi i danni. Nella vostra categoria diciamo che finché non ci sono sentenze diverse potremmo stare intorno ai 10 anni, ok? I medici nel corso degli anni è stata cambiata, è diventata mostruosamente lunga, perché i 10 anni partono da quando ne viene a conoscenza. Operata di appendicectomia nel 2008, nel 2012 sta male, va a fare i raggi, mi trovano una casa, una pinza o un telefonino nell'addome. Da lì io ho 10 anni di tempo per dei periodi lunghissimi, ok? Qual è il problema? Che io con le assicurazioni devo pagare dividendi ai miei azionisti a fine anno. Se non pago dividendi ai miei azionisti a fine anno, loro i soldi li mettono da un'altra parte e questo non va bene. Io con le assicurazioni, per pagare dividendi ai miei azionisti, devo guadagnare. Come guadagno? Incasso più di quello che pago. Okay? Ma devo fare i conti a fine anno. Se le cose mi stanno andando male o se sto facendo male il mio lavoro, devo rimediare subito. Qual è il problema di questo sistema? È che io prendevo 1.000 euro di premio da un professionista e poi mi sedevo lì ad aspettare 10 anni per sapere se avevo guadagnato o se avevo perso. Perché non lo so. Ok? Stop, fine. Non è più possibile, non esistono più queste polizze, sono state tutte sostituite dal famoso Claims Made, che ha completamente ribaltato l'operatività di una polizza. Oggi tutto il mercato assicurativo funziona in questo modo: io compro la polizza dura un anno, e per cosa vale? Cosa accende la polizza? Vale per la richiesta di risarcimento danni che io ricevo per la prima volta, okay? Mentre sono assicurato con loro. Ma non basta, c'è un altro paletto: a patto che il lavoro sia stato svolto entro e non oltre questa famosa parola, la retroattività. Siamo? No, ve la rispiego. Faccio la polizza oggi. Come funzionano le polizze? Valgono. Cioè, questa polizza è operativa quando, se io ricevo per la prima volta una richiesta d'anni. Cioè, faccio la polizza oggi, dopo 3 mesi ricevo un atto di citazione per un lavoro fatto nel passato. Vale questa, perché è questa la polizza che è operativa, perché questa è la polizza che io ho in vigore nel momento in cui ricevo per la prima volta la richiesta d'anni. A patto che... E poi ci sono i paletti di tutte le compagnie. Chi non dà retroattività, chi ti dà un anno di retroattività, chi ti dà da 2, 4, 5, 10, illimitata. Ogni compagnia fa quello che vuole. Ci siamo? Chiaro? Perché siamo arrivati a questo sistema? Perché così le compagnie di assicurazioni fanno i conti.
ma li fanno subito. Io prendo 1.000 euro, arrivo a fine anno, mi faccio la domanda: il mio assicurato ha ricevuto richiesta di risarcimento danni? No. Benissimo, 1.000 euro si accoglie. Il mio assicurato ha ricevuto richiesta di risarcimento danni? Sì. Quanto? Quanto abbiamo pagato? Quanto pagheremo? Cioè, a fine anno faccio i conti, ho incassato 1.000, ho pagato 1.200, benissimo, i miei premi aumenteranno subito a 1.400, ho incassato 1.000, ho pagato 900, benissimo, i miei premi aumenteranno lo stesso, magari a 1.100. Faccio i conti subito. Questo tecnicamente per loro è corretto, ma per voi è un problema, perché genera dei casini. Ad esempio, se io vado in Australia a far surf, che faccio? Me la devo tenere, devo comunque avere una polizza sempre in vigore, perché se mentre sono gli abali un postino mi mettono la busta verde che non è una multa ma un atto di citazione e non sono assicurato in quel momento, nel momento in cui ricevo per la prima volta richiesta di risarcimento danni, non ne ho polizza, non sono coperto, quindi non mi posso mai fermare. Sempre operativa deve essere una polizza fino a questa brutta parola, postuma. Chiudo l'attività, chiudo la partita IVA, chiudo l'iscrizione all'albo, oppure mi chiudono in orizzontale al freddo. Quindi io, se sono in vita, ho i miei eredi, possiamo comprare, la garanzia prevista da tutte le polizze, la cosiddetta postuma. Cos'è la postuma? Pago, io e i miei eredi pagano, e la compagnia mi dice: benissimo, io per... e anche qua completa descrizione come la rete prima, io per i prossimi 3 anni ti tengo operativa, ti tengo garanzia per eventuali richieste danni retro e postuma. Siamo? Mi sono spiegato bene? Tutto chiaro? Cosa succede quindi? Che io nel 2011 ero assicurato da una compagnia, 2012 con la stessa, 2013, 2014, 2014 incontro un mio amico e mi dice: dai, vieni a fare la polizia con me, ho iniziato a fare l'assicuratore e te la faccio io. Benissimo, d'accordo, cambio, ok, vado con lui, nuova polizza, retroattività 2 anni, magari me l'ha detto, magari non me l'ha detto, magari mentre lo diceva stava tirando giù la formazione del cancetto. Fatto sta che a giugno del 2015 ricevo una richiesta d'anno, una lettera dell'avvocato, per un lavoro fatto nel 2012. Chi paga? Nessuno mi piacerebbe. Pagate voi. Ok? Una piccola precisazione. Qua sono io che sono un pollo, ho sbagliato, 2 anni per la mia professione sono troppo pochi. Okay. Però in realtà il mercato assicurativo è fatto anche di compagnie che ti mandano via, cioè se sei stato assicurato 8 anni con loro ti mandano via e basta, cioè è un colpo di spugna, no? Oppure ancora più subdole, quelle che ti scrivono quelle letterine scritte da esperti di marketing, no? Tutte quelle minchiate, gentile giovane tra abbasso per i tempi, la professione, sviluppo tecnologico, eccetera, eccetera. La tua polizza, abbiamo fatto un nuovo prodotto, una polizza più adeguata, la professione, tailor made, scrivono tutte quelle cose lì. La tua polizza era 24 e 31 12 è finita, un nostro funzionario ti racconterà qual è il nostro nuovo prodotto. Cos'è? Cioè cos'è una lettera di questo tipo? No. Ve lo dico e vorrei rafforzare il concetto perché tanti di voi vedono queste lettere e dicono: va bene, li davo 200 euro 10 anni fa, adesso me ne chiedono 400, possono anche avere ragione. Non è così. Quella è una disdetta, è finita quella polizza. Mi sta dicendo che loro hanno fatto un nuovo prodotto, retroattività 2 anni. Ok? Cioè, non è solo che mi cambia il premio perché 10 anni fa. È una compagnia che sta dicendo: cioè, vuoi restare con me perché ti piace il mio marchio, perché ti piace la mia cosa? Io, il mio nuovo prodotto è questo, io più indietro di 2 anni non vado, anche se tu sei stato assicurato con me per 10 anni. Vuoi andare fuori, vai, fai anche un piacere. Ok? Qualche vantaggio glielo diamo a questa polizza a 3 mesi? Sì, glielo possiamo dare. Perché qualche vantaggio lo ha, pochi, ma li ha. Sono stato assicurato gli anni scorsi, male.
avevo una polizza brutta, con un massimale anche piccolo, magari franchigia altissima, quello che vediamo. Oggi faccio una polizza nuova con un'adeguata retroattività, e beh, vado a rimediare al passato, no? Non sono mai stato assicurato, a maggior ragione ancora. Faccio una polizza oggi che mi copre una volta in passato e ci metto una pezza. Ok. Senza. In realtà, qual è il vero problema? Cioè, che quando è stata scritta la legge, ricordate che prima vi ho detto la legge, eccolo qua, il professionista deve rendere nota al cliente, vuoi la soluzione dell'incarico che si vede alla polizza professionale, relativo massimale e ogni variazione successiva. Allora, io dopo 4 anni non ho ancora capito se quello che ha scritto queste parole è un coglione o un genio, okay? Penso un po' più il primo, ma in realtà secondo me è il secondo. Cioè, qua qualcuno mi sta dicendo che se io cambio polizza devo andare a comunicare ai miei clienti che ho cambiato compagnia. A parte che, vabbè, non lo farà mai nessuno. Perché dico che, secondo me, è un rimbambito questo? Perché forse non ha ben chiaro come è il mercato assicurativo in Italia. Perché in una situazione del genere, lui mi sta dicendo che io cambio compagnia, devo andare a scrivere a tutti i miei clienti che ho cambiato polizza, ok? Peccato che questi non sono neanche, cioè, i lavori che io ho fatto con loro saranno spesi. Cioè, che cazzo mi vado a dire? Cioè, no, già intanto vado a svegliare perché dorme. E poi tra l'altro non è neanche assicurato il suo lavoro. Invece il genio, perché invece secondo me, in realtà non è un problema, era un genio perché è andato un po' oltre. Queste polizze in tutta Europa, ma non in tutta Europa, in tutto il mondo, non entrano nel merito della retroattività, nessuno va a calcolare gli anni, sono polizze che sono fatte così. Cioè tutto il mondo le ha regolamentate. La polizza vale per quando ricevi la prima volta la richiesta d'anni. Cambi compagnia, non c'è problema perché la retroattività non è limitata, è illimitata, nel senso che non ha spazio temporale. Allora questo signore forse pensava che le compagnie assicurative chiudessero certo tutte concedendo le attività limitate, che questa sarebbe la soluzione migliore. Io cambio compagnia quando voglio che non mi lascio niente indietro. Allora avrà detto, va bene, se tu cambi compagnia dillo al tuo cliente, guarda, caro cliente, ho cambiato compagnia, se domani ti succede qualcosa, per carità di Dio, la mia nuova polizza, quella che risponderà è questa. Ma perché non ha spazi, cioè non ha buchi temporali. Vabbè. Lettera di incarico. Guardiamo un po' cosa c'è in giro, come è fatto il mercato assicurativo, quali sono gli aspetti un po' più importanti a fare attenzione. Il premio, nonostante la bella parola, è come che lo dovete tirare fuori. Si chiama premio perché deriva da. Alcuni dicono che deriva da prima, nel senso che le assicurazioni sono uno dei pochi servizi al mondo che si pagano in anticipo, e altri dicono che derivi da premio, le navi che arrivavano a destinazione senza aver subito danno al carico ricevevano un premio. Già che ci sono, anche se il tempo stringe, ma dico lo stesso perché mi fa impazzire, mi piace moltissimo. Sinistro, perché le compagnie di assicurazioni chiamano sinistro. Avete presente l'antico romano, cioè la tunica di un antico romano? E il braccio destro è fuori, il braccio sinistro è coperto dalla tunica. Quindi in antica Roma l'evento accidentale, nefasto, l'omicidio, quello che era, avveniva con un pugnale nella mano sinistra, no? E allora gli assicuratori, quando si sentono particolarmente dissanguati, hanno deciso di chiamarlo sinistro. E anche il gesto dell'ombrello, scusate, il gesto dell'ombrello è la stessa cosa, no? Perché ti fai forza, cioè si faceva forza per avere il gomito più forte, deriva anche quello. Allora, il premio, regolazione fisso, ci sono alcune compagnie che ti fanno la regolazione premio. Cosa vuol dire? Inizi oggi, paghi un premio, paghi un acconto, a fine anno ti dicono, cioè paghi, che ne so, 400 euro fatturato fino a 20.000 euro. A fine anno ti scrivono, per favore, potresti dire, per favore, parolone, entro l'ora 24, quindicesimo giorno della recensione della presente lettera raccomandata, devi comunicare il fatturato. Benissimo, fatturato 30.000, ok, mi dai altri 300 euro. È un acconto, un saldo. Attenzione, perché ci sono delle polizze che se non regoli nei tempi corretti, ma anche se fosse di 5 euro, la polizza è completamente inefficace, totalmente. Poi ci sono quelli un po' più onesti che invece ti dicono la polizza è comunque operativa, ma in proporzione a quanto tu non hai pagato.
altre compagnie ti fanno un premio fisso, qual è stato il tuo fatturato l'anno scorso? Bene, questo è il premio, stop, finita lì, l'anno dopo ti farò la stessa domanda. Rinnovabilità, con tacito rinnovo, senza tacito rinnovo. Con tacito rinnovo significa che la polizza è sempre la stessa, si rinnova automaticamente, avete quei 15 giorni di tempo per pagarla, ma se volete recedere o se loro vogliono recedere dovete mandare una lettera raccomandata di desistita entro 30, 60, 90 giorni, c'è scritto dentro la polizza, ok? Le polizze senza tacito rinnovo invece cosa sono? Sono polizze che ogni anno si rifanno, cioè nuova polizza, nuovo numero di polizza. Quindi? Devo stare attento a? Devo stare attento alla retroattività, perché ci sono dei banditi in giro che usano questo sistema, nel senso che loro ti dicono io ho una polizza, la mia polizza è questa, retroattività 2 anni, però non è che te la trascini, cioè tu pensi di trascinare, sono stato assicurato con loro 1 anno, 2 anni, 3 anni, quindi al terzo anno avrò, avrò 2 anni di retro, cioè avrò i lavori fatti 2 anni prima della stipula della prima polizza. Due anni sono sempre ogni anno. Garanzie, compagnie italiane generalmente hanno delle polizze a rischi nominati. Cosa sono i rischi nominati? Oggetto della garanzia, tu sei assicurato per questo, 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 quest'altro. Esclusioni, questo no, questo no, questo no. Condizioni particolari valide solo se pagato il relativo supplemento di premio, cioè se mi paghi ti devo l'esclusione e ti metto dentro anche questo, ok? Sono da leggere. Se lì non c'è scritto quello che fate, non siete coperti. Se lì non c'è scritto 151 anticipio 81.008 o amministratore di condominio, quello che è, non siete coperti. Un'altra tipologia di polizze sul mercato sono le cosiddette all risk, all inclusive, come i villaggi turistici, le bevande comprese, anche alcoliche, tutto incluso. Chi ha? Cioè l'oggetto della garanzia è assicurata l'attività del giovane, descritta l'arma, esercitata ai sensi di legge e regolamenti vigenti. Tutto tranne ciò che è escluso. Io ti scrivo solo le esclusioni. Ok? Ed è una delle poche volte che l'assicurata l'ha portata dalla parte del manico, perché se una compagnia come questa qualcuno mi dice ma c'è un danno da 151, un incendio, e questi mi dicono ma c'è mica scritto che, poi, che sei assicurato da 151, e questi invece magari mi dicono ah sì, no, no, non sei assicurato, e allora io con questi non posso discutere, con questi mi posso semplicemente dire posso farlo, sono abilitato, fa parte della mia professione, non sto facendo l'assicuratore, sto facendo il lavoro. Fammi vedere dove è scritto nell'esclusione. Tant'è vero che queste polizze, quelle a rischi nominati, ti chiedono la compilazione, al momento della sottoscrizione della polizza ti chiedono la compilazione di un questionario. I questionari sono difficili. Il questionario fa parte integrante della polizza e l'ho usato contro di voi in qualunque momento, quindi va fatto bene. Voi lo dovete fare bene, ma voi lo capite. D'altra parte deve esserci un mio collega che recepisce i vostri messaggi e vi metta bene tutto quello che vi va messo. Questo qua è un esempio, cioè questo Sudoku è un questionario che si trova in giro, A, B, C, D, E, F, G, H, I, percentuale, fatturato, progettazione strutturale, ristrutturazione, collaudi, sicurezza, con un piccolo, una sfumatura, un piccolo problemino. Si prega di compilare la tabella sottostante indicando la natura delle opere e il tipo di attività svolta. Chi è bravo in analisi logica qua dentro? Svolta? Tempo e modo? Che tempo è? Passato, presente? Passato? Ok, passato quanto? No, lo scrivono. Relativo al fatturato esercizio fiscale l'anno precedente. Ok? Vi voglio solo portare l'attenzione di questo problema. Io qua compilo il questionario, ok? Allora, io nel 2011 facevo montagna di 81-2008, poi grazie a Dio me lo posso permettere, non ne faccio più. Nel 2012 avevo 100 condomini, poi è uscito il nuovo regolamento della riforma del condominio, dove mi arriva il carabiniere in casa di sera se qualcuno dice che lo zerbino ha girato di 45 gradi, che di 30,
me lo posso permettere, non lo faccio più. Vado a fare una polizia di quel tipo, quelle a rischi nominati. Le domande è, fai 82-2008? Mi sta dicendo l'anno precedente. Risposta? No. Fai l'iniziatore di condominio? Risposta? Quindi la polizia mi verrà fatta con quelle garanzie? No. Peccato che io posso tranquillamente ricevere richieste danni di lavori fatti nel passato, che non faccio più. La nostra polizia, poi la vediamo dopo, ma giusto per chiudere il cerchio su questo argomento, è uno risk, non c'è niente di escluso. Con i pro e i contro, cioè da noi paga uguale uno che fa catastro dalla mattina alla sera piuttosto che uno che faccia tanto uno 2008 dalla mattina alla sera. È così, ma c'è dentro tutto. Se tu inizierà a farla, bene, se tu smetterà di farla, non importa. Cioè qualunque attività che puoi esercitare, ecco per. Altro aspetto molto importante, leggete le vostre polizze, soprattutto quelle di compagnie italiane che non hanno piacere a fare questi rischi, stringono. Se voi venite a vedere una polizza, trovate danni materiali alle opere, generalmente il danno materiale alle opere è definito solo per crollo, rovina totale o parziale, gravi difetti. Poi ti scrivono cosa intendono per grave difetto che incide sulla stabilità dell'opera, grave difetto che rende l'opera in uso, rovina parziale, rovina totale. Questo è un altro esempio. I danni alle opere di natura etica progettate dal soggetto di direzione dei lavori, nonché la tipica di servizi, sono se provocati da crollo, rovina totale o parziale dell'opera stessa. Manca un mondo qua dentro. C'è una polizza che copre i danni alle opere solo per questi eventi. C'è tutto. Ma faccio un esempio più scemo, più idiota. Un problema di impermeabilizzazione, per carità, magari c'è l'impresa, ma quello che è, la babà, eccetera, eccetera, ma non c'è, non è in garanzia, non sta venendo giù niente. E questi ti respingono i sinistri. La garanzia assicurativa non risulta operante, in particolare la garanzia operante sono nei casi in cui i danni riscontrati compromettono in maniera certa attuale la stabilità dell'opera. Nel sinistro del quota le condizioni non risulta soddisfatte. Se può spiacente sono lì che piangono. Dobbiamo comunicarvi che il sinistro del certo non può essere ammesso di indennizzo, la polizza non è sottoscritta, esclude espressamente i danni alle opere progettate dirette con la sola eccezione della rovina delle stesse. Occhio, questa, cioè, avere queste condizioni sono decisamente limitate. Così come i danni patrimoniali, soldi, natura economica, interruzione, mancata rispondenza dell'opera all'uso, mancata rispetto ai vincoli urbanistici, interruzione attività, tante polizze hanno, cioè tu pensi di avere il massimale che hai comprato, che ne so, 1 milione di euro, in realtà poi sotto leggi per questa tipologia di danni il limite massimo di spedizione è 50.000. Franchigia, e qua mi diverto sempre come chi mi sa dire la franchigia? Cioè, qualcuno mi sa dire la sua franchigia? Allora, se io faccio sempre questa domanda, perché intanto so già la risposta, nessuno di voi o qualcuno no, non la sapete? Allora, intanto sapete cos'è la franchigia? È la parte di danno che ci mettete voi, ok? Ci sono franchigie espresse in tantissimi modi e ce ne sono certe che sono veramente pericolose e c'è pieno 10% minimo 500 euro. Com'è? La bella franchigia? È bella? Cioè se io allora intanto quando faccio questa domanda e uno ha una franchigia del genere, quello mi risponde sempre, 500 euro. Ciccio, manca qualcosa. Perché è una brutta franchigia? Perché non mi ferma. Ok, se io faccio un danno da 400.000 euro, ce ne devo mettere 40.000. Ok? Poi ci sono compagnie un po' più oneste. 10% minimo 1.000 euro, massimo 10.000. Cioè hanno la decenza di fermarmi. Ok? Altre, franchigia fissa, in euro, in moneta, indipendentemente dall'entità del danno. Vincoli di solidarietà, finisco di deprimervi, poi basta.
Ce ne sono? Mezzo. E mezzo, ah, vabbè, allora meno. Allora mi ripiego. Sono andato troppo veloce. Vincolo di solidarietà. Una brutta bestia. Auguro a chiunque di voi, anche al mio peggior nemico, di non andarci mai a finire dentro. Allora, oggi a un avvocato di controparte, come giustamente mi può dire anche lui, l'operatore che è prima parlato dei diritti civili, chiama tutti in causa, giusto? Eviti qualcuno e chiedi tutti. Progettisti, di lavoro, sposta di sicurezza, impresa. Se c'è anche un'infermiera, ma è chiaro. Cioè, chiunque ti trovi davanti, chiami. Ok? Benissimo, andiamo in tribunale tutti. Il caso è spinoso, particolarmente complicato, difficile da capire e nessuno ce la fa. E fioccano condanni in solido come se piovesse. Magari, cioè, eravamo in quattro, quando siamo andati in tribunale già l'impresa non c'era più, e siamo rimasti noi tre. Progettisti, direttore del lavoro, responsabile della sicurezza. Condanni in solido 100.000. Quindi il giudice ha stabilito che quel danno c'è, è palese che ci sia, è quantificato in 100.000, ma non riesce a capire qual è la responsabilità e di chi. Condanni in solido 100.000. Io ricevo una carta da 100.000, lui una da 100.000 e lui una da 100.000. Non è che dobbiamo pagare 300.000, ma il primo che paga assolve. Benissimo. Premesso che intanto adesso c'è una nuova normativa dove il legale di controparte, dopo adeguate misure catastali, può scegliere il migliore. Ok? Io ho una casa a Genova sul Bisagno, ultimamente vale poco, mi vengono tre gocce d'acqua, abbiamo talmente d'acqua in casa. Lui una da Avellino e lui una da Avellino, una da Ormine e una a Courmayeur. Dove vado? Dove vai? Ti prendi? Certo. Allora, Tormino, ti interessa più la montagna. Va da lui, ok. Se lui non ha... Perché a Tormino c'è un altro collino. Se lui non ha contanti, deve scegliere tra Maro Monti. Quella che gli piace di meno. Perché questo? Perché comunque la quasi... Sul mercato assicurativo sono pochissime le compagnie che non hanno questa causa, le altre ce l'hanno tutte. Sono tre righe, ma sono tre righe che ti inchiodano. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, la società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di danno che dovesse ricadere sull'assicurato in virtù del vincolo di solidarietà. Cosa significa? Significa che questa polizza non si muove di un millimetro, non fa niente. Quindi lui si vende Tormina, poi inizia un nuovo procedimento civile a sue spese, dove magari ci sta altri 10 anni, per far sì che qualcuno alla fine dica tu 30, tu 30, tu 40. Solo lì la compagnia di assicurazione interviene, altrimenti non molla un euro. Ci siamo? Responsabilità civile più o meno. Sapevate tutti del class made, retroattività, oscuro. Chi ci può garantire? Noi prendiamo una polizza, viene uno che ci propone una polizza. Noi ci dovremmo fare tutta una serie di... dovremmo prendere un legale, un tecnico specializzato per fare la polizza. E questa è pure un'altra stronzata, scusatemi l'espressione, ma quante stronzate dobbiamo assorbirci? Scusatemi lo voi. Ma quante? Voi tecnici non parlate, insomma. E ci vogliono distruggere, ci hanno distrutto, ci hanno... poi le polizze. Attenzione qua, attenzione qua, attenzione là, ma perché non ce ne abbiamo mai il Bahamas? Andiamocela dai Bahamas. Ecco che cazzo sarà sempre tu. Un breve sondaggio. Qualcuno di voi ha cambiato compagnia ultimamente?
che retroattività ti hanno dato? Ora, io ho detto un po' di cose, in realtà sono quattro le cose fondamentali che vanno valutate. Sicuramente la retroattività, numero uno. Numero due, franchigia. Numero tre, che i danni alle opere non siano limitati a crollo totale, rovina parziale, grave difetto. Il fisco di solidarietà. E poi va bene, ci sarebbe anche la realtà quella delle polizze a rischi nominate, definiti, tutte precise, o però diciamo che i quattro fondamentali sono queste. Un breve passaggio sulla tutela legale. Allora, vi ho anticipato prima, il codice civile dice che l'assicuratore di responsabilità civile può sostenere spese legali fino a un quarto del massimale. Quindi io ho un massimale da 1.000.000 euro, in realtà la compagnia mi dovrebbe sostenere fino a 250.000 euro di spese legali. Ma nelle polizze di responsabilità civile, in tutte le polizze di responsabilità civile, c'è scritto che la gestione della avvertenza del danno la fanno se ne hanno interesse, fino a quando ne hanno interesse, quindi non è un no. Quando mi serve una polizza di tutela legale? Tre ambiti: civile, penale e amministrativo. Allora, partiamo dal penale. Ricevo un avviso di garanzia, nessuno mi sta chiedendo delle palanche, come diciamo a Genova. In realtà quel tizio vuole mandarmi in galera per farlo. Non mi sta chiedendo dei soldi, quindi io denuncio a sinistra la mia compagnia di assicurazioni e cosa fanno loro? Possono dirmi tutto quello che vuole, possono dirmi, vabbè, che me frego. Possono dirmi, vabbè, però magari che ne so, se annusano un'area non troppo piacevole, che ne so che sicuramente si aspettano che dentro il procedimento penale, dopo una settimana, qualcuno si costituisce parte civile, quindi inizia a chiedere dei quattrini, quindi loro diventano un po' più sensibili, e allora magari ti dicono, io ti metto a disposizione questo avvocato. Benissimo. Però io potrei anche dire d'altra parte, ma chi è? Che esperienza ha? Cosa fa? Che perito si porta dietro? Polizza tutela legale sarebbe questa. Ho un plafond, ho una cifra e mi nomino chi voglio io. Civile è ancora peggio. È uguale, ricevo un atto di citazione, teoricamente lo prendo, lo mollo alla mia compagnia di RC e quelli mi mettono a disposizione un avvocato per gestire l'avvertenza del danno, perché generalmente gli interessi coincidono. Ma non hanno l'obbligo, non è detto che lo faccio. Soprattutto questo succede, e lo vediamo, perché poi tocchi con polso la situazione. Allora, intanto volevo precisare un aspetto, ma penso che lo abbiate ben capito. Oggi le polizze valgono per quando ricevono la richiesta di risarcimento danni per la prima volta. Per la prima volta significa che non ne doveva essere a conoscenza prima, perché altrimenti la compagnia lo contesta immediatamente. Quando poi fate una polizza, la compagnia si fa due domande. La prima è valutativa. Hai ricevuto richieste di risarcimento danni negli ultimi tot anni? Sì, ne ho ricevute quattro. Caro mio serial killer, la porta è quella, se vuole avvicinarsi, mi fa favore. Questa è valutativa. L'altra domanda è un po' più subdola. L'altra domanda è: sei a conoscenza di atti, fatti, notizie, circostanze che potrebbero determinare richieste di risarcimento danni? Allora, magari avevano uno nel mio studio, mi ha detto di tutto, mi ha rovesciato la sedia sulla schiena. Era fine anno, io stavo cambiando polizza, mi ha detto che mi fa passare Natale, Capodanno, Befana, per una lettera di un avvocato. Cosa gli rispondono alla domanda del genere? No. Bla bla bla. Allora, cioè, non è che ho tante alternative, o sì o no. Cioè, rispondo sì, cosa fa la nuova compagnia? No. No, mi dice semplicemente, ok, io ti assicuro tutto, però questo. C'è problema. Oppure bla bla bla, no, va bene. Ok, poi arriva un atto di citazione, nell'atto di citazione di 120 pagine, in fondo a pagina 80, ti ha scritto che assistite, era venuto da lei, l'ha fatto vedere questo. E un liquidatore della compagnia, poi
pensate che i liquidatori della compagnia non leggano 120 pagine della citazione, lo leggono per andare a cercare il motivo per invalidare la copertura, e da quel momento avete due nemici, il vostro cliente e la vostra compagnia di assicurazione. Questo è importante, lo vediamo subito dopo. E stiamo parlando di bla bla bla, di parole parole, perché anche, ve lo dico per farvi mettere il cuore in pace, anche una piccola mail, siete rovinati, perché loro quando fanno la telecitazione, documentazione prodotta, ci mettono vita, morte, miracoli, tutto quello che è passato tra di voi, quindi anche una mail che ho scritto, ma io insomma se telefonate, ho scritto che qua c'era l'UFO, umilità, compagnia di assicurazione non aspetta altro per contestarlo, ne eravate già a conoscenza. Ambito amministrativo, questo è importante perché mi viene in mente un'altra cosa che prima non ho detto, soprattutto ad esempio per il fatturato 2008, multe, sanzioni, ammende, a voi, chi le paga? Avete parlato, Poi, ok, non sono assicurabili, non è previsto, cioè, non si possono assicurare, cioè, io faccio 100.000 km all'anno, se avessi una compagnia di assicurazione che mi assicurassi Velox, la farei subito, no? Non si può. La polizia di tutela legale invece cosa serve in questi contesti? Serve a nominarmi un legale di fiducia per fare ricorso a questi provvedimenti. Ok, bene, avete qualche domanda? C'è qualcosa che non vi piace, non vi piace? Ora vi faccio vedere cosa è stato fatto con CNG, però prima di questo, se avete qualcosa che non vi è... vi ho depresso, vero? Ma che cosa sul fatto che datemi un'occhiata alle vostre cose, ve l'ho detto io, quattro aspetti. Ora io vi faccio vedere quello che è stato fatto, quello che siamo noi col Consiglio Nazionale. Spero l'obiettivo di questi incontri, anche se è stata una cosa veloce, di avervi dato qualche riferimento per valutare, cioè, le differenze, per confrontarlo e per stipulare una polizza nuova, occhio a queste cose, ma indipendentemente che vi piaccia la nostra o meno, ok? Vabbè, chiamarci, ve l'ho spiegato. Cosa abbiamo fatto? Allora, la polizza di convenzione con CNG è una polizza di responsabilità civile o risk, tutto è compreso tranne ciò che è escluso. Di attività nelle esclusioni non ce n'è nessuna. Quindi puoi farlo, lo fai, ecco perché. Clausola RC è salvaguardia dei casi di assenza di competenze, unica sul mercato italiano. Allora, il Consiglio Nazionale, come abbiamo anticipato prima, ci ha messo particolarmente sotto pressione su questo contesto e l'assicuratore insomma ha risposto bene, dico io, con una clausola dedicata, secondo me molto molto importante, anche perché faccio confronto con un'altra compagnia di assicurazione, ma spero che non mi sia mai capitato, ma se voi portate una compagnia di assicurazione normale, quella che ti scrivono che tipo dell'oggetto della garanzia, svolgimento di attività non orientanti delle competenze, danni alle cadenze dello svolgimento di attività professionale orientanti alle competenze, portate a queste compagnie una richiesta danni con scritto: guarda che non ti pago, che ho 80.000 euro di danni e che secondo me sei anche non competente, cioè la prendono e ci fa i coriandoli, ci vediamo tra 15 anni forse. L'importanza di questa clausola che ora vediamo, e vabbè, questa slide riassume un po' il discorso che ho fatto prima Giove da Santo Suosso, quindi eravamo nel 29 che dai Giove il regio decreto del 29 che dai Giove la possibilità di progettare opere in cemento armato con diverse dimensioni che non richiedessero calcoli complessi. Poi nel 39 era stata tagliata la testa al toro, l'opera di cemento armato, anche se modeste dovevano essere affidate solo ingegneri e architetti. Ma nel 2010 poi è stato abrogato quello del 39, quindi siamo tornati al 29. Con questi due paletti, cioè il sesso degli angeli, soluzione costruttiva non complessa, modesta costruzione. Quindi
non è neanche individuabile bene il confine, perché possono essere 5.000 metri cubi semplicissimi che li posso fare, come 500 metri cubi complicati che non li posso fare. Quindi è una zona d'ombra grigia, la soluzione è stata trovata, che è questa, con dei paletti. Intanto ti do in garanzia il 50% del massimale, quindi metà del massimale che tu hai comprato nella polizza normale, fino alla metà per i casi di assenza di competenza. Il valore dell'opera sulla quale il geometra svolge il suo lavoro, limitata all'area di responsabilità dell'assenza, deve essere inferiore a 1.000.000 euro. Venga accertata con sentenza di qualsiasi ordine grado di giudizio l'assenza delle competenze. Perché questo? Semplicemente che io ho una polizza da 1.000.000 euro, ok? Quindi l'esposizione della compagnia, se non ero competente, non competente, la metà, 500.000, ok? Supponiamo che il danno fosse 750.000, è ovvio che la compagnia vuole andare in giudizio tutta la vita, perché se un giudice dice che non eri competente, la compagnia ti paga 500 e 250 li tiri fuori te. Se invece il giudice dice che eri competente, allora la compagnia ti paga i 750. Però poi è stata fatta una, insomma, è stata modellata nel tempo, è stata migliorata, nel senso che per danni che non superano i 50.000 euro, la compagnia non vuole sentenza. Quindi anche in fase stragiudiziale, qualora venga contestata l'assenza di competenze, che ci sia o meno, non importa, la compagnia paga. Perché è importante questa clausola? Per il discorso che facevo prima, se non altro, questa è una compagnia che, se riceve una richiesta di risarcimento danni dove c'è la problematica dell'assenza di competenza, lo gestisce, perché poi lo pagherà o in un modo o nell'altro, ma lo gestisce. E questa la valenza numero uno è questa. Precisazione: non è che questi stanno, cioè non è che questa compagnia con questa clausola apra, cioè, ok, allora no, ve lo spiego brevemente perché mi è dato qualcosa, cioè, non è che con questa polizza voi potete fare il grattacielo di Unicredit a Milano, ok? Perché io, compagnia di assicurazioni, se voglio, ti ho dato questa clausola, ma questa è una clausola di buona fede, ok? Sei rimasto invischiato in un casino dove non si capiscono bene i confini, perché altrimenti, se fai il furbo, io come assicurazione ci metto un attimo a non rendere operativa questa clausola. Come? Ti contesto il dolo, amico Ciccio, cioè, lo sai benissimo che non puoi fare queste cose, quindi per me la polizza è come se non l'avessi. In una situazione invece particolarmente complicata, difficile, dove c'è da discutere, io questa protezione te la do anche ben volentieri, ok? Chi può comprare la nostra polizza? Il geometra, lo studio associato tra geometri o la società tra professionisti? Sempre di geometri. Se ci sono altre categorie professionali, questa polizza non va bene. Se qualcuno di voi esercita in studio per un architetto ingegnere e vuole sentire la nostra campana, noi cioè prendiamo quella realtà e proponiamo o la convenzione con il Consiglio Nazionale degli Architetti o la convenzione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Nessuna riduzione e limitazione di massimale, quindi noi non abbiamo paletti di massimale per questo danno patrimoniale, dell'opera, danno fisico, no, massimale è quello e finisce. E non c'è nessuna limitazione per tipologia di danno alle opere. Di prima, crollo totale, non bisogna passare. Noi, danno è qualunque pregiudizio economico arrivato a terzi, che sia una crepa o che venga giù tutto, non cambia. Ok? Retro, illimitata, la polizza non rischi, quindi copre tutto. In polizza ci sono scritte poi due o tre cose, ma a titoli esemplificativi non limitative. La postuma. Chiudo l'attività 5 anni pagando un premio una tantum del 120%. Dopo 5 anni, voglio altri 5 anni e posso andare avanti, quindi chiudere i 10 anni che teoricamente è la prescrizione. Copertura per incompetenza, ve l'ho spiegata prima.
La nostra franchigia è una franchigia fissa, indipendentemente dall'entità del danno, di 500 euro, okay? Limitatamente ai danni derivanti dall'attività dell'81-2008, invece è al 10%, minimo 1.500, massimo 5.000. Quindi l'esposizione comunque massima è molto relativa, di 5.000 euro. Ok? Il discorso che facevo prima, 81-2008, o sono multa, mente, sanzioni, che tanto non sono oggetto di garanzia, o sono casini grossi. Non è che c'è, non c'è qualcosa in mente. Comunque avere una massima esposizione di 5.000 è modesto. Che è la sanzione poi? 5.000 euro è la sanzione che applica generalmente la... Sì, ma tanto le sanzioni comunque non servono oggetto di garanzia. Questa polizza permette, il discorso che facevo prima, lo ricordate, se hai conoscenza di atti fatti, notizie, questa polizza ti permette di denunciare anche le circostanze. Cosa sono le circostanze? Sono delle situazioni particolari dove magari non ho ricevuto niente di scritto, ma lo posso denunciare e rimane fermo in questa compagnia un domani che diventerà richiesta di risarcimento danni, comunque io l'ho denunciato come circostanza e lo riattacco qua, a questa polizza. Questo è importante perché se io volessi cambiare e quando arriva un'altra polizza, quelli mi fanno la domanda, se hai conoscenza di altri fatti, notizie, circostanze? Sì, ma l'ho già denunciato a quelli prima. E quindi se tu me lo escludi non me ne frega niente. Mi sto perdendo. Siamo. La compagnia EG è una compagnia americana, poi è presente in Italia, in Europa da tantissimi anni, particolarmente dedicata alle professioni, oggi le gare, le immagini di gara l'hanno vinte praticamente tutte loro. Il premio è fisso per fatturato, la polizza è una durata annuale senza tacito rinnovo, quindi ogni anno noi vi facciamo una polizza nuova con un nuovo numero di polizza, quindi vi dovete preoccupare di? Okay. Ma nel nostro caso è una preoccupazione? No, perché è sempre limitata. Cioè è una preoccupazione se noi cambiassimo le condizioni contrattuali in corso, diciamo da oggi in poi l'81-2008 non è più compresa, devi pagare a parte, questo è un altro discorso. Invece per quanto riguarda la validità temporale, la retroattività, non è un problema avere una polizza nuova ogni anno con un nuovo numero di polizza, perché tanto teniamo sempre retro limitato. La polizza può essere sottoscritta in qualunque giorno dell'anno, ma noi per comodità gestionale vi dobbiamo portare la più vicina di queste date, cioè non potendo gestire polizze a casaggio sparse per l'anno, faccio la polizza oggi 15 giugno, noi ti porteremo il 31 luglio del 2016, quindi la prima volta pagheranno 15 giorni di giugno, 30 di luglio più un anno, cioè un periodo più lungo e la scadenza diventa la più vicina di questa. La tutela legale, per il momento, noi abbiamo una polizza di tutela legale solo, quindi che ti permette di nominare un legale di propria fiducia, i massimali vanno a 20.000 o 40.000, ma per il momento è valida solo per i procedimenti penali e per l'illecito amministrativo, non per il civile. Ok? Ci stiamo lavorando. Perché ci stiamo lavorando? Ve lo dico semplicemente per chiudere. Oggi il paradosso è questo. Io ho una polizza di responsabilità civile con un massimale da 1.000.000 euro, quindi è una compagnia esposta per 1.000.000 euro per i casini che posso fare in giro, e costa 350 euro. Okay? Dall'altra parte c'è il mercato assicurativo delle polizze di tutela legale che mi mette a disposizione dei massimali modesti, 15.000 euro, 20.000 euro. Dove, se io limito l'operatività ai procedimenti penali, sono polizzette che costano 150-180 euro. Se chiedo anche la possibilità di nominare un legale con fiducia per le attività di sede civile, sono polizze che costano 1.000 euro all'anno. Cioè, pensate, qua c'è uno che è esposto per 1.000.000 di euro a 350 euro, e qua c'è uno che è esposto per 15.000 euro a 1.000 euro di premio all'anno. Questo cosa significa? Che il danno è difficile comunque da accertare, Da capire la responsabilità, da attribuire la responsabilità e da pagarlo, mentre invece in tribunale ci sei sempre.
Questi sono i premi della nostra polizia di società civile, quindi fatturati. Questa era la novità, vabbè, ormai non è più una novità, però prima noi avevamo da 0 a 40.000 euro di fatturati come soglia minima e il primo premio era 2,70. Il Consiglio nazionale ci ha fortemente, cioè, richiesto particolarmente di abbassare un po' la soglia e fare qualche premio un po' più economico. L'abbiamo portata a casa bene perché è stato spaghettato fino a 25.000 euro. Se uno vuole si compra il primo massimale da 250.000 euro, comunque una polizietta ce l'ha a 199 euro l'anno. Regalata! Ma veramente, cioè, credete? No, no, ma credete? Regalata! 199 euro! Regalata! L'anno scorso quando c'erano i mondiali dicevo 100, come le offerte, 199 euro se l'Italia vince i mondiali, se l'Italia non vince i mondiali 199 euro più devi aggiungere come un euro. No, a parte gli scherzi. Rete limitata, tutto compreso, non c'è vincolo di solidarietà, la franchigia fissa. C'è qualche trucco però, no? Un caffè c'è, non ce l'ho. Diciamo che c'è qualche cosa che potrebbe essere limata ancora. Limata ancora? No, penso proprio di no. Ma io la limerei, io mi ci metterei tutto il giorno a limarlo. Io faccio intermediazione, cioè quello che abbiamo portato a casa la compagnia. No, allora, un concetto che vorrei scrivere è questo. Questa polizza è nata nel 2011. La retroattività era di 3 anni, la franchigia dell'81-2008 era fissa a 5.000, il primo premio era 2,70. Nel tempo l'unione fa la forza, di polizze ne sono state fatte tante, la compagnia è per il momento contenta, poi per carità l'anno prossimo magari fai un bagno di sangue, però questa è la mancata assicurativa, non è che... però è stata sempre migliorata nel tempo, abbiamo abbassato la franchigia del 2008, abbiamo messo la retroattività limitata per tutti, abbiamo fatto questo premio, quindi... Su questo qua perché avete fatto delle statistiche. Ci sono delle statistiche? No, perché abbiamo fatto delle polizze. Delle polizze. Cioè, più ne arrivano, meglio si sa bene. Questa è la tariffa della tutela legale. Qual è la tutela legale? 150 euro il primo premio con massimale da 20.000 per fatturati fino a 60. Vi è stata dedicata una piattaforma informatica, la polizza si compra online, è una scemata, ci si registra con i propri dati, poi c'è la polizza di R5, c'è la polizza di tutela legale, rispondo a un po' di domande, chiedo decorrenza, mi calcolo il premio, parlo con l'info, con carta di credito, dopo 2 giorni la polizza della mia pagina personale, è tutto veloce e semplice. Ora magari poi domani, dopodomani giro al collegio, se vi fa piacere, queste slide, un po' di materiale informativo, i miei riferimenti, comunque sul sito del CNG, alla voce convenzione, RC professionale, c'è una paginetta dove ci sono con le nostre cose, compreso la tariffa e tutto il resto. Altrimenti questo sono io, e comunque poi nella mail troverete i miei riferimenti, e visto che penso che si sia fatta una, visto che qualcuno è già andato via, vi ringrazio e vi saluto.